Buongiorno, buongiorno e bentrovati questo sabato 17 dicembre con Sveglia a Trieste. Come sempre andremo a vedere le prime pagine dei giornali. Questa mattina con noi ospiti il senatore Francesco Russo del PD. Poi dalle 9 puntata di Natale con il maestro Pilat e il coro del seminario di Trieste. Partiamo però con le prime pagine, col piccolo di Trieste, l'apertura dedicata al caso Autoblu, il GPS per i furbetti delle Autoblu, regione, la finanza indaga sugli autisti, Panontin verso l'autosospensione. Poi subito sotto la testata, Italo Svevo, un buon compleanno tra monologhi e commedie. Calcio e basket, il calcio, la Triestina in emergenza per la trasferta a Verona, il basket, match dell'Alma a Ferrara, non c'è intesa sul recupero perché la partita salta per problemi della squadra appunto ferrarese relative al palazzetto. Trieste, blitz in Borgo Teresiano, sequestrati i giochi, addobbi nei bazar cinesi, addobbi naturalmente natalizi. Politica, arresti e litigi a Roma, Grillo scarica la Raggi che in bilico e a Milano passo indietro del sindaco Sala. Di spalla a Trieste la vittoria degli abitué del Pedocin, sia alle chiavi la risoluzione con l'assessore Rossi. Camionista ucciso, omicidio a Fernetti, aperta la caccia al super testimone, si chiama Andrei Poleschi, e il super testimone dell'omicidio avvenuto a Fernetti. Incontro a Venezia, Vucic, Serbia nell'Unione Europea, ma non ad ogni costo. Autostrada di Fiume, arrestato il pirata 10 anni dopo l'incidente. Poi gli 80 anni del Papa tra fede e rivoluzione. Per quanto riguarda invece i nomi dei neonati, nel 2016 Leonardo e Sofia i nomi più gettonati per i nuovi nati. Corriere della Sera, arresto a Roma, Grillo scarica Raggi, Cantone, Milano ha sbagliato a sospendersi per un'ipotesi, consiglieri 5 Stelle convocati nella notte. In cella l'uomo forte del Campidoglio, le telefonate scusate, sono a disposizione, Sala riflette sul rientro. Le controanalisi, lettera a Berlino, tre ragioni per cui l'Italia resterà nell'euro. Compriamo per poter trattare con Mediaset, la di Vivendi sul caso appunto della scalata al Biscione. Lo zar, il premier Abe ricevuto dopo 3 ore, Obama attacca sugli hacker, il vizio di Putin di far aspettare gli ospiti, questo nuovo scenario mondiale però che si sta costituendo dopo l'elezione di Trump negli Stati Uniti. Il ballerino e la macchina che cura i corpi, Julu Horvat, aveva successo, fu fermato dal tendine rotto, da allora aiuta chi si fa il male. Allora, qualche istante di pubblicità e a tra poco qui in onda con Sveglia Trieste. Bentrovati, bentrovati a Sveglia Trieste, iniziamo con la rassegna stampa dei quotidiani. Le auto blu di palazzo seguite dalla finanza, impianti GPS installati già dal 2013 nelle vetture in dotazione alla Giunta, il sospetto di una serie di viaggi con chilometraggi gonfiati dagli autisti. Secondo la procura Fiamme Gialle, i conducenti avrebbero messo in piedi un sistema collaudato per l'uso improprio dei mezzi di servizio. Panontin verso l'autosospensione da lunedì, l'assessore indagato dovrebbe seguire la linea Serracchiani, opzione Paviotti, se scatterà l'addio. La manovra diventa legge, alla sanità 2,6 miliardi, via libera dell'Aula in tarda serata, aumentano le risorse per lavoro e pianeta casa, unica voce in calo i trasferimenti agli enti locali per effetto del taglio delle province. Vediamo i vari comparti, sanità e welfare, la quota più rilevante 2,6 miliardi assorbita come sempre dal sistema sanitario, infrastrutture e trasporti e casa, il comparto si assicura 408 milioni con 11,4 milioni per le ATER, 40 per interventi dei tavoli della casa, 8 per il sostegno delle locazioni e 10 per il riuso edilizio, attività produttive 58,5, cioè 58 milioni e mezzo con il rilancio imprese in primo piano, lavoro e formazione, la manovra stanzia risorse per 75 milioni di cui 3,5 i lavori socialmente utili, poi l'ambiente e le altre caratterizzazioni. Il Movimento 5 Stelle ci riprova ma l'indennità non si tocca, i pentastellati tentano ancora di arrivare al taglio della paga degli eletti ma l'emendamento è bocciato.
Prima di proseguire, allora, sull'onda del discorso della manovra finanziaria, per parlare anche di turismo, sentiamo le parole del vicepresidente Bolzonello, intervistato ieri dal nostro Umberto Bosazzi, sul fronte appunto della manovra e su quello più puramente turistico. Un grande lavoro per la piccola e media impresa. Così, in estrema sintesi, il vicepresidente della Giunta regionale Sergio Bolzonello descrive, per quel che riguarda il comparto commercio, turismo, industria, i provvedimenti contenuti nella legge di stabilità che l'Aula si appresta a licenziare già stasera, se necessario prolungando ad oltranza la seduta. Da una parte consolida la diminuzione del debito, quindi stiamo continuando a diminuire il debito, la Regione ha mantenuto la doppia A e quindi è la Regione con più alto reddito in Italia dal punto di vista del bilancio. Questo ci permette dall'altra parte di applicare politiche di espansione e di continuare a lavorare moltissimo per quanto riguarda la parte economica e di sostegno alle imprese, alle piccole e medie imprese e dall'altra parte alle famiglie. Molta attenzione è stata posta per quel che riguarda il sostegno al credito. Stiamo rimettendo ulteriori decine di milioni sul sistema delle garanzie, dall'altra parte stiamo mettendo denari per quanto riguarda i nuovi bandi, mettendo ulteriori denari rispetto ai fondi europei. Sono poi in arrivo interessanti novità per il comparto turismo e commercio. In gennaio saranno pronti i bandi che apriranno probabilmente a febbraio, verranno aperti questi bandi per una ventina di milioni di euro su tutto quello che è la ricettività turistica, quindi ammodernamento di alberghi, strutture ricettive, eccetera. Infine, Bolzonello così sintetizza il ruolo che Trieste ha prepotentemente assunto nel sistema turistico regionale. È il vero hub del turismo del Friuli Venezia Giulia. Le potenzialità future, ma già oggi quello che oggi offre questa città è veramente molto. Queste le parole dunque di Bolzonello. Proseguiamo, amministratori del Mirino, marra in manette, Grillo scarica la raggi, l'out, te l'avevo detto, ora rimedia, il braccio destro del sindaco di Roma arrestato assieme al costruttore Scarpellini. Raggi, Marra era già un dirigente di questa amministrazione, noi ci siamo fidati, probabilmente abbiamo sbagliato, di questo mi dispiace per i cittadini, per il Movimento 5 Stelle, per Grillo. La grande accusatrice Roberta Lombardi si dice fiera di stare dalla parte giusta, ma anche per Paola Taverna le scuse del sindaco non bastano. Sala, scivolone sull'Expo, Milano è senza governo, l'inchiesta sulla piastra, appalto vinto dalla Mantovani con un ribasso del 42%, l'accusa al primo cittadino è di falso materiale ideologico, lui si autosospende. Campidoglio, l'inchiesta, il Richelieu de Noatri con il pallino degli attici, secondo il GIP Marra aveva troppo potere e c'è il rischio di reiterazione del reato, ex dirigente di Alemanno e Polverini nel Mirino, due assegni da 367.000 euro. Etruria in 22 a rischio processo, chiusa l'indagine sulla bancarotta dell'istituto, nessuna notifica per il padre del sottosegretario Boschi. Siria, Aleppo nel caos, orrora Damasco, kamikaze a 8 anni, nella città martire, evacuazione sospesa, civili in trappola, solo la Russia parla di operazione conclusa, ora il negoziato. Arrestato il colpevole 10 anni dopo l'incidente mortale, era avvenuto nel Grobinziano e avevano perso la vita le sorelle Visnia e Gordana Filipovic sulla fiume Zagabria. Vučić a Venezia, Unione Europea sì, ma non a ogni costo. Il premier serbo conferma la volontà di Belgrado di adesione, ma bacchetta Bruxelles per la scarsa volontà operativa. Rapporto ambiente, città più vivibili ma a rischio alluvioni. Nell'ultimo studio ISPRA analizzati 116 centri urbani italiani, dal caos del traffico all'inquinamento dei ripetitori. L'aria che si respira, la qualità dell'aria è migliorata, ma peggiora proprio il nord-est. Francesco, 80 anni rivoluzionari, il coraggio di chiamarsi come il poverello d'Assisi, stando sempre dalla parte degli ultimi. È lui il più amato dagli italiani, secondo anche i recenti sondaggi. Vediamo poi la sua fotostoria personale. Comunicatore che parla a tutti, pontefice social, dalla popolarità globale, Viganò, concretezza e semplicità.
Economia, le mire francesi di Allianz Generali resta strategica, i rumors su un interesse del colosso di Monaco per l'attività transalpine del Leone infiammano il mercato, la compagnia non rientra nelle cessioni, ripartono anche gli scenari speculativi su un'ipotetica fusione fra il gruppo triestino e AXA, ma gli analisti restano scettici. Il Generali in Francia, il gruppo è presente dal 1832, terzo mercato in Europa, il risultato operativo pesa per il 12% del totale, 7 milioni di clienti, una quota pari al 4,8% nel ramo vita e il 5,2% nel ramo danni. C'è allarme liquidità per Monte Paschi, può reggere un mese, è scattata la disperata corsa per convertire le obbligazioni, call center mobilitati, stimate 40.000 potenziali adesioni. La cronaca dai pasti caldi all'ascolto, Trieste si scopre solidale, si moltiplicano le iniziative a favore di famiglie in difficoltà, anziani soli, coinvolti nella corsa benefica, associazioni storiche, partiti e privati. I regali aziendali diventano etici, impennata di richieste di prodotti alimentari e artigianali venduti dai tre negozi del circuito del commercio equo, poi le raccolte di solidarietà nei supermercati. E i civici musei vanno in aiuto ai terremotati, due giorni di raccolta fondi da destinare alla nuova sede della Pinacoteca del Comune di Camerino. Sindacati di piazza, ma sul nodo ferriera la distanza rimane, impegno del sindaco ad attivare entro il 20 gennaio un tavolo con ARPA e azienda sanitaria, dalla RSU la richiesta di dialogare con Arvedi, ne abbiamo parlato anche ieri sera nel corso del nostro telegiornale, mentre il TAR si è riservato di decidere sulla sospensiva chiesta rispetto all'ordinanza del comune che blocca la produzione della ghisa a una cifra numerica specifica per la questione inquinamento e i lavori sull'altoforno. Gli abitué conquistano le chiavi del pedocin, Rossi sposa la linea dell'autogestione del bagno, dettagli operativi da definire, scongiurata l'ipotesi della riduzione delle giornate d'apertura durante l'inverno. Maxi blitz della finanza nei bazar cinesi, controlli scattati contemporaneamente in 11 negozi del Borgo Teresiano, sequestrati giochi addobbi natalizi non a norma. Vediamo il servizio. Maxi sequestro sotto l'albero per la Guardia di Finanza, circa 8.000 luminarie non a norma e addobbi natalizi, comprese statuine per il presepe prive di marchi, sono state sequestrate dalle fiamme gialle durante una serie di controlli in 11 negozi cinesi di Trieste. L'attività nella Chinatown Nostrana, in Borgo Teresiano, è iniziata alle prime luci dell'alba ed ha coinvolto anche l'area del porto, con controlli approfonditi su diversi container provenienti dalla Cina. Impiegati 40 uomini e oltre 10 pattuglie. Nei negozi ispezionati i finanzieri hanno trovato luminarie non a norma, di cui la maggior parte dei consumatori ignora il pericolo. Se non conformi, le illuminazioni usate per addobbare l'albero di Natale e gli esterni possono essere fonti di incendi domestici. Accanto alle luminarie esposte in bella mostra sugli scaffali dei negozi c'erano anche statuine di personaggi del presepe, palline di diverse dimensioni, addobbi a forma di pupazzi di neve, stelle e giocattoli senza il marchio certificato CE. La finanza ha anche sequestrato 103 pacchetti di sigarette di contrabbando di varie marche riportanti il sigillo di Stato sloveno. Il titolare dell'esercizio d'origine cinese rischia ora una sanzione fino a 50.000 euro. Oltre alle merci sottoposte a sequestro, l'attività delle fiamme gialle ha consentito l'individuazione di due lavoratori in nero impiegati presso un bazar. A carico del gestore è in arrivo la maxi sanzione prevista dalla normativa vigente. Proseguiamo con la cronaca, le indagini sull'omicidio di Fernetti, costato la vita a un autotrasportatore, omicidi in autoporto, caccia al super testimone, inquirenti sulle tracce di un camionista russo ripartito da Fernetti domenica sera. L'uomo avrebbe visto insieme vittima e presunti assassini poco prima del delitto. La convinzione poi del PM, Lucia Baldovin, la deposizione potrebbe chiarire le tante lacune del quadro. Noi ci colleghiamo intanto con la sala operativa della Polizia Locale di Trieste per avere notizie su traffico, viabilità e altre eventuali manifestazioni del weekend. Buongiorno. Buongiorno anche a lei e a tutti i telespettatori. Per quel che riguarda la situazione del traffico, al momento non abbiamo niente di particolare da segnalare come imprevisti che si possano essere verificati, diciamo, nella notte e nella mattinata.
Per quel che riguarda gli appuntamenti programmati del weekend, parto con gli appuntamenti di oggi. Verso le 16 Greta sarà interessata da una processione religiosa. I fedeli partiranno dalla chiesa di Greta e percorreranno Piazzale Osopo, Via Santi, Via dei Carmelitani. Questo, ripeto, verso le ore 16. E oggi, poi sempre nella giornata di oggi, dalle 18.30 al Palachiarbole si svolgerà un incontro sportivo di pallamano. Anche qui sono attesi degli ospiti, dei tifosi di Fuori Trieste, quindi potrebbe esserci un po' più di movimento, qualche difficoltà per le soste intorno al Palachiarbole. Per quel che riguarda la giornata di domani, è in previsione un'altra manifestazione, un'altra processione religiosa. Verso le 16.30 da Giarizzole partirà il presepio vivente, percorreranno Strada Vecchia dell'Istria, Mascagni, Puccini e poi raggiungeranno la chiesa di Via Benussi. E sempre una cosa così utile, diciamo, da sapersi per la notte tra oggi e domani: abbiamo una sospensione di una linea ferroviaria tra Cervignano e Gorizia, quindi in Piazza Libertà ci sarà un movimento di autobus e di pullman organizzati dalle ferrovie regionali per i viaggi sostitutivi di questa linea che viene interrotta oggi per lavori, quindi eventualmente gli interessati che contattino le ferrovie dello Stato per avere notizie a proposito degli orari e via dicendo. E potrebbe esserci per l'appunto anche un po' più di movimento in Piazza Libertà e dovremo avere anche noi dei controlli per evitare le soste del minuto che non potranno essere accettate nella giornata di oggi e per la notte. Altre cose al momento non avrei. Perfetto, grazie allora al tenente Colarossi per gli aggiornamenti della mattina. Noi proseguiamo dando un'occhiata anche alla situazione delle ex scuole della provincia, perché ieri durante Sveglia Trieste l'assessore Brandi ha parlato di questa eredità che arriva dalla ex provincia, che verrà acquisita dal comune a patto che... Noi ancora non abbiamo avuto alcuna notizia, quindi vogliamo sapere, siccome il personale è già transitato in regione, noi vorremmo capire se le persone, ma non 4, 5 quelle che ci destinano, tutte quelle che lavoravano per l'edilizia scolastica devono arrivare al Comune di Trieste. Il Comune di Trieste si aspetta uno sforzo maggiore da parte della Regione, finanziamenti, personale, insomma non è disposto ad accettare a scatola chiusa. Le parole dell'assessore comunale ai servizi educativi Angela Brandi rispondono ai quesiti posti dal Partito Democratico circa una volontà politica da parte dell'amministrazione nel non voler accogliere il patrimonio immobiliare scolastico della ex provincia. Brandi in questo senso ribadisce che il Comune accetterà, ma con riserva di inventario. Abbiamo già i nostri immobili adibiti all'uso scolastico, che sono tanti e che dobbiamo mantenere con interventi ordinari e straordinari, prenderci in carico anche degli immobili che non sono a norma, che hanno dei problemi e che non è vero che sono stati tenuti bene. La Regione, d'altra parte, dovrebbe intervenire su questo, perché è la Regione che ha smistato, fra virgolette, le competenze, per cui non si può tirare indietro su questo. I finanziamenti devono esserci, sia a livello di denaro che di risorse umane. Tutti quelli che lavoravano in provincia per l'edilizia scolastica dovrebbero transitare al Comune di Trieste. Accettare sì, ma con beneficio di inventario, altrimenti no. Queste le parole dunque dell'assessore all'educazione Brandi, vedremo come finirà questa partita. Poi una notizia simpatica, insomma anche con una matrice legata ai bambini, qui nel Natale, Leonardo e Sofia, i nomi più gettonati del 2016 nella classifica dei maschietti, primato da condividere con Alessandro. Tra i fiocchi rosa spiccano anche Alice e Aurora, oltre all'Evergreen Giulia. Duino dichiara guerra a cemento e smog, approvata la variante al piano regolatore, no all'edificazione di nuovi complessi residenziali, in arrivo rotonde e ciclabili. Intanto le poste di Sant'Orligo si rifanno il look.
Andiamo a dare un'occhiata anche alla pagina sportiva perché c'è un importante match in vista per la Triestina. La difesa un rebus, fermo a Quaro e tre in forze, squadra da ridisegnare per la difficile trasferta di Verona contro la Virtus Vecomp. Intanto nasce a Trieste la carriera di Godes allenatore, giocatore e ora anche tecnico del Lumignacco, domani ospite del San Luigi nel campionato di eccellenza. Bondi Alma, giallo sulla data, Trieste spinge per il 3 di gennaio, non è stato ancora deciso quando far recuperare la partita di basket inizialmente fissata per stasera a Ferrara, dal Masson una disdetta al rinvio, perderemo il ritmo. Telefonata da casa in attesa, sentiamola, buongiorno. Pronto? Prego. Buongiorno, l'ho chiamata perché non vediamo 3-4, non riusciamo a seguirvi. Sì. Sappiamo, siamo al lavoro per questo, purtroppo è un problema legato a un'emittente slovena, quindi va sopra le nostre teste, i nostri tecnici, il nostro editore al lavoro, quindi se volete tele4.it, se non ci vedete in TV ci potete vedere comunque in streaming, in diretta in tutto il mondo. Proseguiamo, basket, sorpresa nella sfida Wispeco, Poz, rinforzo di lusso, autocritica e rimpianti, ho sparacchiato da tre, dovrei giocare più spesso, insomma anche la piccola mini critica per quanto riguarda la sua prestazione personale con gli amici. È il giorno di Juventus-Roma, Allegri, il pareggio non basta, appuntamento d'anticipo allo stadium per il confronto tra la prima e la seconda della classifica. Il tecnico bianconero deve ancora decidere la composizione dell'attacco, chi con Higuain? E poi ancora Principe, cuor di capitano per battere la Forst, oggi alle 18.30 a Chiarbola il confronto con Bressanone, derby d'Italia, fondamentale il recupero di Visintin per limitare Lazarevic e quindi un altro appuntamento importante nell'ambito sportivo, torna al mini volley al Palazzurri confidando nel regalo di Natale. Noi ci vediamo ora un istante anche il servizio relativo a Babbo Natale che è sceso ieri pomeriggio in barriera a far visita ai bambini e alle bambine di Trieste. Concerto di Natale, vai! Babbo Natale ha trasformato due renne in veline, follette delle nevi, per la sua discesa in largo barriera. E sono in tanti i bambini e le bambine che non hanno voluto mancare l'appuntamento per abbracciarlo, perdendosi tra ricci e barba bianca, ricevendo in dono una coccola, qualche bonbon e pure un regalino anticipato con la promessa di aprirlo a Natale. Perché Santa Claus è rapidissimo nelle consegne, ma pure capace di andare al rallentatore. Fate un applauso, vai! Papà Natale, peraltro, ha messo in campo, anzi in piazza, tutta la sua band, dalle voci di Dennis Fantina e Elena Bombacigno alla direzione spaziale del maestro Maxino, senza dimenticare il basso del buon Cainero e le incursioni di Mr. Rocco, un evento per cui la Binais, il comune e la quinta circoscrizione hanno preso contatti direttamente in Finlandia per garantire a grandi e piccoli l'incontro con Santa Claus. E oltre al fardello, con i doni elegantemente impacchettati e a quanto pare pure qualche cioccolatino a rum, il babbo ha di certo portato con sé una buona dose di freddo polare. Insomma, un bel momento insomma, per i bambini in largo barriera che hanno salutato così Babbo Natale. Io vi ricordo invece la puntata odierna di Sveglia Trieste dedicata a Natale con Pilat, con il coro dei seminaristi in onda a partire dalle 9, poi andrà in replica proprio il giorno di Natale, il 25 dicembre alle 20.05, insomma per passare una bella serata insieme proprio con i canti sacri da una parte dei seminaristi che canteranno in italiano, in polacco e in spagnolo da una parte, dall'altra con il maestro Pilat, la sua tradizione musicale a livello dei grandi successi che ha lanciato nel mondo della canzone, ma anche della tradizione triestina e del divertimento, come sempre viene caratterizzata questa trasmissione del mattino assieme al sottoscritto. Ancora un istante per rivedere il servizio su Buon Anno Trieste, la manifestazione che viene realizzata di concerto con Confcommercio. Quest'anno sarà uno spettacolo divertente, sarà della musica, sarà del cabaret, direi che passeremo un 3 gennaio veramente piacevole assieme. Dun
dunque l'appuntamento con il concerto Buon Anno Trieste a Rossetti, dopo l'esperimento con l'operetta dello scorso anno, torna a percorrere binari conosciuti. Condotto da Micol Brusaferro e Mister Rocco, lo spettacolo organizzato dall'Associazione Commercianti al Dettaglio della Confcommercio vedrà in scena Luisa Corda, il musicista Francesco Sarcina e il comico Alessandro Politti da Zelig. Realizzato con il sostegno della Regione, del Comune e della Fondazione CR Trieste, il concerto anche quest'anno non rinuncerà all'impegno benefico. Chiederemo un contributo di 5 euro a biglietto che sarà devoluto quest'anno ai fratti di Montuzza, di cui ne hanno molto bisogno, perché lì ogni giorno aumentano le persone che vanno a mangiare. Nel corso della serata, che inizierà alle 20.30, la consueta consegna delle rose di cristallo e della rosa d'argento. Sono premi che alla fine sono diventati veramente dei premi molto ambiti, anche perché, specialmente per quelli di cristallo, diventano poi una sorta di promessa di successo nella vita. E quindi diciamo che abbiamo avuto questo riscontro positivo negli anni e vogliamo continuare con questa tradizione. E per quelli d'argento poi chiaramente ci sarà una sorpresa, alcune sorprese che verranno poi svelate all'ultimo secondo. Bene, allora, qualche istante di pubblicità, ci vediamo qui tra poco. Bentrovati, bentrovati in onda con Sveglia Trieste. Con noi c'è il senatore Francesco Russo del Partito Democratico. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno a tutti. Allora, io vorrei ripartire insomma da quello che è stato uno dei temi di questi giorni. Ieri sera, peraltro, in Consiglio regionale è stata approvata la finanziaria regionale, ma insomma un po' tutti hanno parlato insomma in questo momento della situazione della Sardacchiani, dopo anche il pianto in aula. Ne ha parlato anche il nostro Ferdinando Avarino a Ring con i suoi ospiti. Allora io volevo rivedere l'estratto di Ring, se riusciamo, con il nostro Guido Indri, che non me l'aveva segnato in scaletta, quindi colpa mia se non partiamo noi in modo indipendente, relativo appunto al dibattito che si è scatenato dopo il pianto della Sardacchiani, ma soprattutto sul futuro della Sardacchiani relativamente a quella che sarà la sua scelta per l'anno venturo, ovvero se proseguire, se chiudere il mandato, seppure andare come dire, a giocarsi la partita a livello nazionale, cosa che chiaramente potrebbe influire sulla legislatura regionale stessa. Grazie al nostro regista, ecco il servizio. È venuta fuori anche l'umanità di Deborah Sardacchiani. Chi di noi non ha nella sua vita professionale, nella sua vita, un momento di sovraccarico di stress che lo porta anche ad avere un momento anche di rottura? Stimo molto Paolo Menis, credo che questa volta però abbia sbagliato, nel senso che non credo che sia stata una recita. E credo che sia stato un crollo della Presidente, un crollo nervoso e manifesta una debolezza e un momento di difficoltà della maggioranza. A me non interessa niente delle prospettive, delle ambizioni legittime che una figura politica come Deborah Sardacchiani può immaginare per la propria vita. E certo è che nel momento in cui gli affari suoi diventano gli affari di tutti, allora io sono duro nel pretendere delle risposte. E dico anche il perché, perché se gli affari suoi diventano gli affari della legislatura della regione e che hanno a che fare con la conseguenza delle scelte che riguardano i cittadini di questa regione, beh, quello è un problema che riguarda tutti. Lei ha riconosciuto per la prima volta che il dato del referendum e delle elezioni amministrative ha quota di responsabilità probabilmente anche le scelte del governo regionale. L'ha detto lei ieri. Ma certo. Bene. Ma non c'è dubbio su allora questo. Tutte queste cose eccezionali, straordinarie, che ha fatto lei e gli altri. Beh, non l'hanno Riccardo, fatto, allora, io queste differenze in termini di risorse, il modo in cui è stato ricontrattato il patto rispetto a quello... con la manleva lo Stato sulla spesa sanitaria. I soldi che sono arrivati sulle infrastrutture. Ma quali? Il porto vecchio di Trieste, i soldi per il porto nuovo, le infrastrutturazioni ferroviarie. Mai nessuno ha portato tanti risultati. Dei film. E la terza corsia, la terza corsia dopo 4 anni.
arrivata senza, dopo qua, tu e dopo Tondo l'avete anni, lasciata su un binario morto non senza dire marira, stupidaggini e oggi si aprono stai di, sì, oggi dopo quattro oggi... anni non avete aperto il cantiere di un marciapiede. Ma dopo quattro anni scherzando? Dopo quattro anni lasciata non ave... senza un ma denaro. Non dire stupidaggini, senza stai dicendo, parli di ed cose governo, che non sai neanche dove cominciano, figurati se sei in grado di capire dove finiscono. Allora, senatore, consueta atmosfera serena a ring. Vabbè, a ring lo fate apposta, insomma, eccitate gli animi apposta. E vabbè. Lauri e Riccardi, insomma, sul discorso infrastrutture e quant'altro, e prima, insomma, da questo episodio, insomma, che possiamo chiaramente definire anche personale della Presidente, a quello che è il futuro, no? Quello che sta davanti diciamo, alle prospettive del Partito Democratico, sulle quali poi però si intreccia anche il futuro della regione, inevitabile. Ma sì, guardi, partiamo dal dato del momento di debolezza di Deborah Serracchiani, insomma, che fa bene anche alla politica, guardi, perché poi spiega che non siamo automi, che siamo persone che cercano di spendere il loro impegno e che hanno i loro momenti di alta e di bassa, insomma, come ciascuno. E certo, a noi qualche volta viene chiesto di mascherare tutto, ma forse è anche bene e utile che i cittadini ci riconoscano anche in questo molto, molto vicini a loro. Io ho difeso Deborah Serracchiani per un semplice motivo, guardi, me lo faccia ricordare, che in seguito a quel pianto, in particolare sui social network, si è aperto una serie di commenti veramente inaccettabili, di una violenza, degli attacchi a Deborah Serracchiani che sono stati davvero inqualificabili, che devono farci riflettere sul fatto che io credo che la politica oggi debba dare il buon esempio, ma tutti, anche fuori, anche coloro che guardano la politica, che commentano la politica, devono fermarsi un attimo e abbassare i toni, perché stiamo davvero in questo paese esagerando rispetto alla carica di agonismo e di antagonismo che c'è, qualche volta però di vera violenza verbale che è inaccettabile. Un altro tema invece è quello politico che lei ricordava e che io ho citato più volte. Io ho detto, ma l'ho visto che l'ha fatto anche l'ex sindaco Cosolini e molte altre persone, ho detto a Deborah Serracchiani una cosa molto semplice. Credo sia assolutamente naturale e legittimo che lei possa ambire e aspirare a rappresentare la regione Friuli Venezia Giulia e tutti noi a Roma da parlamentare. Ha un ruolo nazionale importante, lo ha fatto io credo anche difendendo le ragioni della regione, stando a Roma come vice segretario del Partito Democratico. Però la cosa importante è che Deborah Serracchiani scelga presto, perché guardi, io credo, forse ne parleremo più tardi, che il tempo delle elezioni si stia avvicinando. Il governo Gentiloni ci dice che è un governo nato per durare il tempo di provare a fare le riforme che servono, la riforma elettorale su tutte, per tranquillizzare un po' l'economia, perché vediamo che ci sono segnali importanti dall'esterno, dall'estero, nei confronti dell'economia italiana. Bene, però finito questo percorso si andrà a votare. E se si vota a livello nazionale, immagino si voterà anche a livello regionale. Sentiamo la telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno. Vediamo se riusciamo a prendere la telefonata in questo momento in linea, non ce la facciamo. Allora, come ha vissuto però le parole della Serracchiani, che sostanzialmente anche una nostra domanda ha risposto, è dal 2011 che mi chiedono cosa voglio fare, che cambino domanda. Beh, nel 2011 le condizioni erano molto diverse, quella volta le si chiedeva cosa volesse fare, perché in molti speravamo si candidasse per vincere la regione Friuli Venezia Giulia e per fare anche molte cose positive, come veniva ricordato prima, al netto del dibattito. Oggi il tema è diverso, oggi se davvero in questa regione si voterà tra giugno o al massimo ad ottobre, è chiaro che il centro-sinistra senza Deborah Serracchiani ha bisogno di reinventarsi. Anche perché con molta franchezza, l'ho detto anche dentro il mio partito, c'è da fare un po' mea culpa anche rispetto agli elettori. C'è da dire che abbiamo capito le lezioni degli ultimi mesi. Abbiamo capito il messaggio che ci è arrivato, ad esempio, dalla sconfitta in serie che sono giunte nei comuni di Trieste, di Pordenone, di Monfalcone e giù la lista. Sappiamo che abbiamo perso tutto quello che si poteva perdere dal punto di vista amministrativo ed è un segnale che probabilmente alcune riforme che forse andavano fatte in maniera diversa, penso alla semplificazione amministrativa, le UTI così come sono non hanno funzionato, c'è il tema della città metropolitana che riprenderemo sicuramente, c'è il tema della sanità che bisognava in qualche maniera rivedere ma che forse è stata poco condivisa con il territorio. Allora,
se abbiamo bisogno, come abbiamo bisogno di spiegare ai cittadini che c'è una nuova proposta rivista del centro-sinistra per i prossimi 5 anni, c'è anche bisogno di sapere qual è il gruppo dirigente, il programma del partito e il leader che ci guiderà. Se Deborah Serracchiani ha delle altre idee, è bene che lo dica subito in maniera tale che tutti quanti insieme, lei compresa, prepariamo la prossima sfida alle regionali, perché io credo, guardi, che oggi Movimento 5 Stelle e centrodestra, nonostante tutto, non abbiano le risposte giuste per questa regione. Lo stanno dimostrando anche a Trieste, in cui sì, hanno vinto, ma se devo cominciare a tirare una somma delle cose fatte in 6 mesi, oltre a un po' di cabaret del vice sindaco Roberti che va a caccia delle persone che suonano per strada, insomma, o dei senza tetto, io vedo poche cose sui temi principali, quelli importanti, Porto Vecchio, città metropolitana, ma magari ne riparliamo. Telefonata, pronto? Buongiorno, stabile, buongiorno al senatore Buongiorno. Russo. Allora, prego. Il senatore Russo ha detto che il PD ha capito, non so che cosa ha capito il PD, perché giù a Roma, come ha detto un vostro telespettatore l'altro giorno, hanno fatto il gioco dei 4 cantoni, è cambiato tutto per non cambiare completamente niente. Qui la sanità, non è stato semplicemente accettato il referendum, con la Serracchiani a me personalmente non ha fatto niente, però con quell'aria supponente, arrogante, di piccolo duce, diciamo, perché lo sanno tutti che in regione non si muove foglia se la Serracchiani non voglia. Adesso è inutile piangere. Lei deve ritirarsi completamente, perché ha sbagliato. Io non ho offeso mai nessuno, però dico quello che penso. Ha sbagliato completamente tutto. Sembrava lei, adesso anche giù c'è di nuovo la Boschi, c'è di nuovo Alfano. Io vorrei sapere cosa pensa il senatore Russo di questi cambi che sono stati fatti a Roma, che in effetti non è cambiato completamente niente. Allora il PD non ha capito proprio niente. Grazie. Russo, prego. Ma immagino la signora non sia una nostra elettrice, ma rispondo volentieri alle cose che diceva, perché tocca alcuni punti oggettivi. Io credo che a Roma sia successa una cosa molto importante, la principale, che insomma se ne sono accorti in tutto il mondo. Si è dimesso Matteo Renzi. Matteo Renzi l'aveva detto, ha fatto bene a mantenere la promessa che aveva fatto, però bisogna ricordare che Matteo Renzi aveva ancora una maggioranza ampia in Parlamento. Quindi è proprio un gesto di coerenza e un gesto che è servito a dire agli italiani: va bene, abbiamo capito, il 60% ci ha detto che le riforme che noi pensavamo, e io continuo a pensare, insomma, potessero aiutare questo paese, e vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, che ci saranno delle difficoltà anche di governabilità in questo paese, perché noi rischiamo di avere un Parlamento eletto con un sistema proporzionale in cui non vincerà mai nessuno nella nostra Italia. Bene, Matteo Renzi si è dimesso, questo è un dato di discontinuità, lo dico anche alla telespettatrice con molto affetto, perché è chiaro che Renzi era la figura di riferimento, la più forte, insomma, i suoi ministri contavano, ma fino a un certo punto, quindi la discontinuità c'è stata. Poi c'è stata anche una scelta che io condivido e difendo per un governo che deve durare pochi mesi, perché sa, se avessimo dovuto pensare a un governo di lunga durata, allora c'era il tempo per trovare nuovi ministri, dar loro il tempo di imparare il mestiere, di entrare nella macchina amministrativa, di avere i rapporti che servono anche con il territorio. Siccome stiamo parlando di un governo che dura ancora pochi mesi, era inutile creare questa novità. Faccio un esempio su tutte: il ministro Delrio, che ha fatto tanto bene anche per Trieste, per il porto di Trieste, per le nostre infrastrutture, se avessimo dovuto sostituirlo e trovarne un altro, prima di riallacciare, di rispiegare tutti i meccanismi che hanno portato alla valorizzazione di Porto Vecchio, allo sviluppo di Porto Nuovo, al lavoro splendido che si sta facendo con Zeno D'Agostino, sarebbe stato veramente del tempo perso. Questo è il senso della continuità. Nessuno ha detto che cambiavamo. Poi certo, io posso anche condividere che alcuni ministri molto vicini a Renzi forse potevano non entrare al governo. Però voglio anche sottolineare una cosa ai cittadini, perché dobbiamo, al di là delle appartenenze, destra, sinistra, 5 Stelle, veramente riprovare a parlare di dati oggettivi e non creare. Negli ultimi mesi la ministra Boschi e anche Matteo Renzi sono stati molto attaccati sulla questione delle banche. Oggi la notizia sui giornali, credo se l'abbia anche lei, è che tra gli indagati
addirittura rinviati a giudizio per la vicenda di Banca Etruria, non c'è ad esempio il papà di Maria Elena Boschi. E lo dico soltanto perché si sono sprecate pagine e pagine di giornali, di Facebook, di Twitter, di tutte le cose, molte chiacchierate al bar, e già dando una colpa finale alla ministra Boschi, e molti dicevano che doveva stare fuori dal governo perché lei era dentro la questione delle banche. Ecco allora, qua, no? Etruria, i 22 a rischio processo, chiusa l'indagine sulla bancarotta dell'istituto, nessuna notifica per il padre del sottosegretario Boschi. Ecco, quindi soltanto per dire, proviamo ad abbassare i toni, ragioniamo nel merito. Io credo che il centro-sinistra abbia fatto molte cose buone e abbia fatto anche più di qualche errore, se no non avremmo perso il referendum e non avremmo perso le elezioni amministrative in questa regione. Credo che non abbiamo fatto fino in fondo un mea culpa, in questo ha ragione la signora che ci ascoltava e ci ha telefonato, credo che è un lavoro che dobbiamo continuare a fare. Questa mattina, appena finirò il dialogo con i telespettatori, parteciperò all'assemblea provinciale del mio partito in cui dirò queste cose, dirò anche che di nuovo che il gruppo dirigente, ad esempio del partito regionale, a partire dalla segretaria Grimm, dovrebbero fare un passo indietro, ma non per colpevolizzare nessuno, ma semplicemente perché è giusto continuare a dare questo segnale. Abbiamo capito, abbiamo ascoltato, cambiamo anche i volti e forse in parte anche i contenuti che noi abbiamo finora portato. Non perché non fossimo convinti, guardi, credo che anche la signora che ci ascolta sia d'accordo sul fatto, e tutti i contrari alle UTI sono d'accordo sul fatto che noi abbiamo troppi comuni, troppo piccoli, che dal punto di vista amministrativo è uno spreco. Poi come fare, metterli insieme nel modo in cui è stato fatto, forse non ha accontentato tutti quanti. Allora, decidiamo insieme che vogliamo raggiungere quell'obiettivo. Diciamo insieme che vogliamo che la nostra regione e la nostra città, ad esempio, siano di nuovo dentro una prospettiva di sviluppo economico, che abbiamo bisogno di dare lavoro ai nostri figli e prospettiva a tutti noi. Poi sul come, abbassando, ripeto, ancora un po' i toni e litigando un po' di meno, proviamo a capire i contenuti. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, prego. Saluto lei e il suo ospite. Mi scusi, secondo lei quali sono le cose buone che avete portato per Trieste? Me lo devi dire, perché noi cittadini non ce ne siamo mica accorti, sa? La sanità va malissimo, pieni di migranti. Avete ridotto una regione bellissima e una cosa malissima. Avete detto che non è... le cose buone, lei mi deve elencare, la sanità, la signora Serracchiani ha portato, noi abbiamo la sanità, siamo a statuto speciale, perciò ce la paghiamo, ha portato 200 milioni del Friuli Venezia Giulia a Roma, la prima volta, la seconda 400 milioni, e secondo lei la nostra sanità funziona? Secondo lei se gira per... Ma io non credo che voi viviate a Trieste, io credo che viviate in un altro mondo. Perché se, secondo lei abbiamo fatto delle cose buone, una cosa buona che il cittadino può dire sì, grazie, vi ringraziamo, avete fatto benissimo. No, non c'è, non c'è. Io abito in via dell'Istria, per esempio, non sono andata a manifestare, le lo dico, però vedo, esco da via Carnaro, perciò... relativamente prendo la 48, non per discriminare, ma proprio per non signora, dire cose, signora, mi dà fastidio il massimo. Signora, non è andata a manifestare perché non voleva, diciamo, schierarsi con alcune parti politiche? No, guardi, perché stavo male. Ah, ok. Bene. No, assolutamente, perché io sarei andata, ma mio marito mi ha trattato. No, assolutamente, perché no. Io sinceramente sono proprio contraria ad Alfano, per esempio, da ministro dell'interno, adesso è passata ministro degli esteri. Nulla, ci ha rovinato. Ci ha rovinato come ministro dell'interno e adesso ci sta rovinando come ministro degli esteri. Ci sta rovinando perché non è in grado. Vabbè. Grazie signora, grazie per la sua chiamata. Le facevo questa domanda perché siccome in via dell'Istria abbiamo incontrato un paio di persone, una delle quali in particolare ci ha detto: io ho sempre votato comunista, però questa situazione non mi va giù per mia figlia e quant'altro. Un'altra persona che ha fatto un discorso analogo. Comunque, prego, senatore Russo. Vale, intanto voglio rassicurare l'ascoltatrice sul fatto che noi politici siamo persone come tutti gli altri. Insomma, se chiede un po' in giro le diranno che mi si incontra spesso sull'autobus accompagnando i miei figli a scuola, che passeggio per la città in zone diverse, che frequento le periferie di questa città e ascolto le persone
che mi dicono le difficoltà che ci sono, ne sono consapevole, però dobbiamo anche dire le cose come stanno. E non è un caso se le classifiche del Sole 24 Ore di settimana scorsa dicono che Trieste è risalita di moltissimi posti ed è tra le prime città per qualità della vita in Italia. Certo, ci sono delle difficoltà, ci sono dei problemi vecchi che vanno risolti, ci sono dei problemi nuovi come l'immigrazione che vanno affrontati con grande decisione. Però questa è una città in cui si è fatto moltissimo. Non è un caso se questa città continua a essere una meta turistica molto molto richiesta, se la gente viene qui da tutto il mondo e abbiamo visto che negli ultimi anni il turismo è cresciuto, ci sarà un motivo, vuol dire che Trieste è una città considerata una bella città da vedere, una città bella da vivere, ricca di opportunità, una città sicura, perché io invito la signora, io vivo alcuni giorni alla settimana a Roma per i motivi che immaginate, assicuro che la sicurezza che si ha e che dobbiamo mantenere passeggiando per le vie di questa città è una sicurezza che nelle principali città italiane e straniere non si può ritrovare. E tutto questo è frutto delle scelte fatte dalla politica. Se devo citare una cosa grande che è successa negli ultimi anni, che abbiamo fatto noi, che in particolare sono riuscito a fare io a Roma, ma insomma abbiamo sbloccato dopo 40 anni Porto Vecchio, che era considerata ed è ancora considerata come un grande pozzo di petrolio per Trieste, che tenevamo lì perché è un grande tesoro, però che qualcuno voleva tenere bloccato, chiuso, una casa di gatti e di sterpaglie. E il centro-sinistra è quello che ha permesso a Zeno D'Agostino di rimettere mano al porto e guarda caso da 2 anni il nostro porto ha ricominciato a essere il primo porto in Italia, oggi è il punto di riferimento dei porti italiani e ricomincia ad attrarre investimenti da fuori, ricomincia ad attrarre imprenditori e a creare lavoro per i nostri giovani, che è l'unico vero problema che io e molti degli altri che fanno politica con me in questo momento viviamo. Altra telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego, signora. Buongiorno, redazione. Buongiorno. Allora, io tanto sono signora Barucia, che ho sentito l'ultima volta a Scocimaro che avevamo possibilità di avere un avvocato gratuitamente, siccome che io ho bisogno tanto, perché non si può sempre parlare tutto per TV, ovviamente. Se mi è possibile, se mi può dare col numero di telefono del vostro avvocato. Perché siccome c'è qua, signor, Democrazia Cristiana, diciamolo, dice tutto bene, bene. Noi abbiamo fortuna di avere voi altri qua. E poi parla di democrazia, ma che cosa stiamo parlando, sinistra? Posso dire, io sono nata in sinistra, non ha né arte né parte questa sinistra, ma scherziamo, come si può permettere? Se metti con la destra, con questa, allora cosa vuoi? Signora, io non ho capito niente. Allora, dico questo, parlo di questo del democratico, come si chiama, signor? Sì, del senatore. Che non ha arte né parte, cosa sta parlando? Cosa ha fatto? Che cosa ha fatto? Noi abbiamo unica possibilità qua con voi. Ma che ve ne frega a destra? Lui stesso si è messo con la destra e ha coraggio di dire qualcosa. Io sono nata nella sinistra e posso insegnarlo a lui cosa vuol dire sinistra. Questa sinistra non si vede da anni. Sono 43 anni in questa città bellissima. Signora, ma qual è il problema? Qual è il suo problema principale? Il problema che mi fa fastidio che... Sì. Loro dicono che ha fatto bene, ma che cavolo hanno fatto bene? Non ho dove andare, dove parlare il mio problema. Ogni porta che apro si chiude. Praticamente adesso io lo chiedo a lei qua, se vi può dare il numero di telefono del vostro avvocato, detta come mi sembra, che ho problemi gravi che ho fatto notare varie volte sul programma vostro, sulla Barucia, Geri. Chiariamo che se parla di Giacomelli non è l'avvocato di Telequattro, quindi non abbiamo questo legame, è un politico. Ho sentito, come si chiama, signor, perché sono malata e non arrivo neanche. Sono nervosa ogni volta quando che sento il programma di questi della sinistra. E mi hanno riferito che posso, e era anche il numero, non sono riuscita a scriverlo, se è possibile. Boh, vabbè, reperiremo il numero e glielo daremo, va bene? Grazie, signora. Sì, signora, non siamo, sono un ufficio smistamento numeri, ma insomma, vabbè. E Giacomelli non è l'avvocato di Telequattro, altrimenti qua si pensa cose che poi non si
non corrispondono alla realtà. Andiamo un istante in pubblicità, poi torniamo a parlare col senatore Russo. Un istante proprio. Rieccoci in onda con Sveglia Trieste, senatore Russo del PD con noi questa mattina. Siccome è stato sollecitato anche il caso di Via dell'Istria, vediamo le conseguenze che ha avuto questa aggressione alla ragazza triestina di 17 anni che è alla fermata dell'autobus subito dopo essere scesa dalla linea 10 rientrando a casa. È stata aggredita e bloccata per i polsi da tre richiedenti asilo. Dopo la denuncia in questura, carabinieri e polizia hanno dato vita a un dispositivo mirato. Pattugliamenti mirati in via dell'Istria di polizia e carabinieri nell'area antistante la mensa della Caritas. Dopo l'aggressione subita da una 17enne triestina, assalita e presa per i polsi da tre profughi, denuncia presentata alla squadra mobile il giorno 13 dicembre alle ore 17 e quindi registrata negli archivi, le forze dell'ordine non hanno perso tempo attivando un monitoraggio costante. A quanto riferito stamani dalla questura, che sta collaborando al dispositivo di sicurezza con i carabinieri del comando provinciale, sono stati organizzati dei passaggi frequenti durante tutto il corso della giornata lungo la via dell'Istria e delle soste specifiche a rotazione di gazzelle e volanti nelle ore di apertura della mensa, ovvero a pranzo e a cena, momenti in cui decine di richiedenti asilo si presentano sul posto per consumare i pasti, circostanza in cui tanto sull'autobus della linea 10 quanto lungo la via sono stati segnalati episodi poco rassicuranti anche a Sveglia Trieste da parte di decine di cittadini ben prima dell'aggressione subita dalla 17enne. Episodio successo intorno alle 19 di lunedì, dopo che la ragazza era scesa dall'autobus a poche decine di metri dall'ingresso dell'ospedale infantile Burlo Garofalo, altra struttura sensibile che per ovvi motivi ha fatto scattare i pattugliamenti sul posto. Una risposta alla richiesta dei residenti di cui si era fatta interprete la madre della giovane aggredita. In una città come la nostra queste cose non devono succedere, soprattutto senza nessuna forza dell'ordine presente sul posto. Ecco, lei chiedeva proprio questo d'ora in poi, in presidio. Cioè, non si tratta di uno o due, cioè, ce ne sono tantissimi e non mi sembra giusto aver paura di mandare le proprie figlie, perché soprattutto cioè, da donna mi rendo conto che c'è da aver paura. Allora, queste le parole della mamma che avevamo già sentito ma abbiamo riproposto, e soprattutto il dispositivo di sicurezza delle forze dell'ordine che hanno deciso di tenere sott'occhio bene questa situazione. Prego. Ma guardi, partiamo dal fatto che ha ragione questa signora, cioè in questa città, ma in nessuna città dovrebbe mai succedere, perché la prima garanzia di una buona qualità della vita è che possiamo camminare per le vie delle nostre città con sicurezza. Sappiamo che non è possibile dappertutto, a Trieste questo è stato un valore e dobbiamo continuare a far sì che sia così. Lo dico anche da padre di due figlie femmine, insomma, ho quattro figli di cui due femmine, e voglio davvero che possano tranquillamente, come hanno fatto finora, camminare per la nostra città anche la sera, magari senza doversi preoccupare. E questo, guardi, semplicemente passa non attraverso il negare il fatto che ci saranno nella nostra città, in Europa, nel mondo, persone che arrivano da altri paesi. Questo succede. Prima veniva citato il ministro Alfano, a cui viene imputato magari questo fatto, ma io ricordo che colui che ha firmato il principale trattato che si occupa di queste questioni è l'allora ministro leghista Maroni. Quindi questo è un tema che chiunque governerà dovrà tenere d'occhio. Noi dobbiamo chiedere alle forze di sicurezza, che stanno già facendo moltissimo, di continuare di avere strumenti sempre più precisi, perché la stragrande maggioranza delle persone che arrivano vogliono semplicemente provare a integrarsi, avere un lavoro, avere qui le loro famiglie, vivere tranquillamente e dare un contributo a questa comunità. E noi dobbiamo fare un po' come ha fatto la Germania. La Germania ha ospitato e sta ospitando più di 1 milione di richiedenti asilo. Ha scelto di farlo. La cancelliera Merkel ha detto: abbiamo bisogno di queste persone, perché anche dal punto di vista demografico l'Europa avrà bisogno di persone che lavorano, che magari che fanno i lavori che non facciamo. Però in Germania, dobbiamo farlo anche noi, dobbiamo avere regole certe, dobbiamo avere un rafforzamento delle regole di polizia sicuramente, ma soprattutto aiutare queste persone a imparare subito l'italiano, a imparare le nostre regole,
regole, la nostra cultura, ad avere la possibilità di trovare un lavoro, di imparare un mestiere. Se facciamo questo, queste persone, come è sempre successo, insomma, si integreranno, e come tanti altri si sono integrati, si integreranno e faranno parte della nostra città. Se sbaglieremo queste politiche, demonizzando immediatamente, facendone una questione politica, destra, sinistra, se la rimbalziamo, non lo risolveremo. Il problema c'è, è un problema da affrontare, è un problema da affrontare tenendo conto che stiamo parlando di persone che molto spesso stanno scappando da situazioni molto molto difficili, che qualche volta facciamo fatica anche ad immaginare. Penso alle immagini di Aleppo di queste ore, insomma, un dramma rispetto al quale la comunità europea e la comunità mondiale sembra chiudere gli occhi. Beh, insomma, però anche su questo invito davvero ad abbassare i toni. Cerchiamo di far sì che la nostra città resti una grande bella città, una città vivibile, una città in cui si costruisce un modo di stare insieme che eviti la cosa terribile che è successa nei giorni scorsi. Telefonata da casa, buongiorno. Buongiorno, sono io. Prego signora. Buongiorno. Buongiorno a tutti e due. Vada pure. Allora, non è vero che la sanità funziona. Io ho fatto 14 ore d'attesa a Capinara, dalle 10 di mattina fino a mezzanotte. E quello non mi pare che funzioni. Giusto? Ecco. Allora poi mettete sempre sul piatto Maroni, Maroni, Maroni. Ma non avevamo tutti questi qua. Io mi ricordo, era uno, due, pochi di loro. Adesso vengono ogni giorno con questi barconi. Ma non si può, non può esistere questa cosa. E poi il nostro sbaglio è solo questo, che noi non abbiamo un governo. Cominciando da Napolitano, che ha cominciato con, insomma, andando avanti. Chi ci governa ancora è Napolitano, è Renzi, che non è andato fuori, inutile che parlate monade, per non dire altro, perché Mattarella non è niente, l'ha messo Renzi. Chi ci governa è Napolitano e Renzi, perché Napolitano ha messo Monti. Monti è andato via, è venuto non so chi, Letta è stato un anno, poi ha messo Renzi, Renzi ha messo Mattarella, ma adesso chi è il primo che ha parlato con Mattarella è stato Napolitano, e Renzi, chi che ci comanda è Napolitano e Renzi, inutile che ci dite monade. Buona giornata e poi non siete per niente modesti. Noi abbiamo fatto, noi abbiamo fatto, noi abbiamo fatto, noi abbiamo fatto. Ma ci deve essere un po' modesti. Questo è un fatto. Grazie e buona giornata. Grazie signora. Sembravano le tessere del domino tra Napolitano, Renzi e compagni. Ma guardi, credo che anche i giornalisti possano testimoniare che se c'è qualcuno che mette in luce molto spesso anche i limiti del proprio partito è proprio il sottoscritto. È abbastanza Credo di farlo spesso, ma lo faccio per aiutare il mio partito e proprio perché mi sforzo di ascoltare le persone e di far sì che il mio partito risponda sempre di più alle esigenze giuste, ai bisogni delle persone, anche se magari non siamo d'accordo sul modo di risolverli. Quindi io ho iniziato dicendo: noi dobbiamo fare un mea culpa, dobbiamo ascoltare la lezione che ci è arrivata. Però mi è stato chiesto cosa abbiamo fatto di buono e io rivendico che il mio partito a livello nazionale, a livello locale, a livello regionale ha fatto delle cose importanti. In questa città in particolare probabilmente ha fatto le uniche cose in discontinuità, di novità che siano successe. Se da 40 anni tutti avevano provato a sbloccare Porto Vecchio e nessuno ce l'ha fatta, prima che ci riuscissimo noi, forse ci sarà un motivo. Se il Porto Vecchio, e io per rispondere alla signora di prima, ho fatto una battaglia forte con la destra di questa città, chiedendo che la Presidente Monassi se ne andasse. Ero l'unico a chiederla. Quando è arrivato Zeno D'Agostino, questo porto ha ricominciato. E lo dicono tutti, lo dicono a destra, lo dicono a sinistra, lo dicono i 5 Stelle, gli operatori. Ha messo d'accordo tutti, perché una persona che sa lavorare è una persona che gira il mondo per difendere Trieste, per raccontare le opportunità che ci sono in questa città. Quindi si può, smettiamola di dire che non c'è buona politica. Io dico che c'è buona politica nel centro-sinistra e certamente faccio il tifo per la mia parte, sarebbe strano che non credessi nelle cose che provo a raccontare. C'è buona politica, io sono pronto a riconoscerlo anche negli altri partiti. Smettiamo di delegittimarci, smettiamo di dire che l'avversario è tutto il male possibile. Non è vero. Io lo chiedo anche ai telespettatori che sono intervenuti in maniera critica in centro-sinistra, e va benissimo, sono probabilmente elettori di un altro partito e fanno il loro mestiere, ma è impossibile
chiunque, anche il peggior avversario, non abbia fatto una cosa buona. Smettiamola di dire che di là c'è il male assoluto e noi siamo quelli bravi. Io non lo faccio. Io cerco sempre di riconoscere gli altri qualcosa di buono e cerco di dire sempre, ad esempio, l'ho detto tante volte qui, che sulle grandi sfide di questa città, di questa regione, del paese, l'immigrazione non è un tema che si può risolvere a destra, a sinistra, con i 5 Stelle, in un'altra maniera. È un problema che riguarda il mondo, è un dibattito che oggi c'è in Francia, c'è in Germania, c'è in Danimarca, c'è in Svezia, c'è negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono assediati dalle migrazioni che vengono dal Messico e dal Sud America. E le popolazioni si stanno muovendo nel mondo, non c'è modo di fermarli, c'è soltanto un modo di riorganizzare meglio le cose, di aiutare queste persone a casa loro. Ma io in Parlamento vorrei che tutti fossimo d'accordo per finanziare, ad esempio, i paesi del Centrafrica da cui arrivano i migranti che poi arrivano sulle nostre coste, arrivano qui. Quando sono già qui è troppo tardi, facciamolo prima, però dobbiamo farlo insieme. E rifiuto anche simpaticamente la rilettura delle responsabilità. Certo, il presidente Renzi è ancora una figura importante, è il segretario del Partito Democratico, però ha fatto una cosa che in Italia non ha fatto nessuno: si è dimesso quando aveva la maggioranza del suo partito e all'interno del governo. Non l'ha fatto nessuno. Dopodiché conosco bene il presidente Napolitano, ha 92 anni, ecco, immaginare che sia ancora lui a fare tutte le cose che vengono imputate dalla signora è un po' difficile. E voglio invece invitarvi a vedere con quanta saggezza il presidente Mattarella ha gestito questa fase. Guardate, anche dicendo dei no, non credo di raccontare nulla di nuovo, si poteva leggere nei giornali con un po' di attenzione, anche dicendo dei no a Matteo Renzi. Matteo Renzi forse avrebbe preferito rimanere a Palazzo Chigi per gestire la crisi in maniera diversa. Il presidente Mattarella è stato molto fermo, molto rigido, ha gestito la crisi con grande saggezza. Oggi abbiamo un governo che ci ha permesso di mettere in sicurezza anche l'economia di questo paese perché c'erano dei rischi. Dall'Europa arrivano segnali non banali. Se anche Silvio Berlusconi deve difendere la propria azienda da un attacco francese in questo momento, significa che l'Italia ha una debolezza e tutto ci saremmo potuti permettere meno un governo debole. Quindi averlo presto, fatto in pochi giorni e autorevole, credo sia stato un bene per l'Italia. Poi quanto prima torniamo a votare. Allora, io chiedo al nostro Guido Indri, magari in onda il servizio del vicepresidente della regione Bolzonello, che parla di finanziaria ma anche di turismo, che è una delle sfide, visto che parlavamo di sfide per il futuro di Trieste, e chiedo anche a Guido di recuperare dal playout di giovedì, se possibile, per dopo il servizio su Parisi, sul porto, sulle novità per quanto riguarda l'arrivo dei turchi, le prospettive per quella parte dello scalo che probabilmente sarà segnata da un ulteriore investimento, dal playout di giovedì. Intanto vediamo Bolzonello. Un grande lavoro per la piccola e media impresa. Così, in estrema sintesi, il vicepresidente della giunta regionale Sergio Bolzonello descrive, per quel che riguarda il comparto commercio, turismo, industria, i provvedimenti contenuti nella legge di stabilità che l'Aula si appresta a licenziare già stasera, se necessario prolungando ad oltranza la seduta. Da una parte consolida la diminuzione del debito, quindi stiamo continuando a diminuire il debito, la regione ha mantenuto la doppia A e quindi è la regione con più alto rating in Italia dal punto di vista del bilancio. Questo ci permette dall'altra parte di applicare politiche di espansione e di continuare a lavorare moltissimo per quanto riguarda la parte economica e di sostegno alle imprese, alle piccole e medie imprese e dall'altra parte alle famiglie. Molta attenzione è stata posta per quel che riguarda il sostegno al credito. Stiamo rimettendo ulteriori decine di milioni sul sistema delle garanzie, dall'altra parte stiamo mettendo denari per quanto riguarda i nuovi bandi, mettendo ulteriori denari rispetto ai fondi europei. Sono poi in arrivo interessanti novità per il comparto turismo e commercio. In gennaio saranno pronti i bandi che apriranno probabilmente a febbraio, verranno aperti questi bandi per una ventina di milioni di euro su tutto quello che è la ricettività turistica, quindi ammodernamento di alberghi, strutture ricettive, eccetera. Infine, Bolzonello così sintetizza il ruolo che Trieste ha prepotentemente assunto nel sistema turistico regionale. È il vero hub del turismo del Friuli Venezia Giulia. Le potenzialità future, ma già oggi quello che oggi offre questa città è veramente molto. Vero.
Eccoci qua. Bolzonello sostanzialmente sostiene fortemente come Trieste sia l'hub turistico della regione Friuli Venezia Giulia e lo sarà sempre più in prospettiva futura. Queste le parole di Bolzonello sulle quali insomma riflettere anche per una Trieste che da questo punto di vista per il futuro si aspetta tanto. Ma questo è uno dei tesori che Trieste ha e che sta sfruttando poco. Io lo dico con molta onestà e lo dico anche ai nostri operatori turistici. Noi non siamo ancora bravissimi a fare turismo e nonostante questo i turisti stanno crescendo. Perché la città è tornata interessante, perché ci si ferma non soltanto per 5-6 ore per vedere Miramare, San Giusto e poco altro e poi scappare via. E qui c'è una grande, straordinaria risorsa, insomma, so che alcuni sorrideranno, ma insomma, quando io parlo di Porto Vecchio, vedo in Porto Vecchio soprattutto una grande opportunità turistica e l'ho visto e per questo ho fatto una proposta, ripeto, che ha fatto un po' discutere come quello della spiaggia, perché è evidente che le grandi città che hanno fatto delle grandi ristrutturazioni urbane come Barcellona, come Copenaghen, come Buenos Aires, hanno investito anche sull'aspetto turistico e una città di mare ha bisogno di una spiaggia capace di ospitare decine di migliaia di persone, di famiglie che vengono e che si fermerebbero per una settimana. Avere quel tipo di capacità di ospitalità significa rilanciare poi i negozi del centro, significa rilanciare i ristoranti, i teatri, significa rilanciare il nostro Carso, significa far arrivare davvero un flusso di ricchezza e di economia, creare posti di lavoro nuovi. Il turismo è questa cosa qui, bisogna farlo bene, bisogna farlo in maniera scientifica, bisogna creare una o due strutture, ad esempio far arrivare le navi da crociera in Porto Vecchio e accoglierle in uno dei posti più belli del Mediterraneo, se riusciamo a rimetterlo a posto, dove magari vendere loro i prodotti tipici del nostro territorio, far conoscere Trieste e magari farli anche arrivare a Venezia, perché è evidente che chi arriva in Adriatico vuole anche andare a Venezia, ma abbiamo la stazione a due passi e in 50 minuti si può organizzare un treno veloce per fare questo. È una grande risorsa, è una delle grandi risorse. Vorrei sentire parlare i politici triestini di questo e non litigare sulle piccole beghe quotidiane, perché se risolviamo i grandi problemi poi ci sono anche i soldini che mancavano a Cosolini e mancano oggi a Di Piazza per sistemare le buche delle strade, per fare le gallerie, per fare i giardini pubblici in tutti i rioni della città per far giocare i bambini e tutte le cose che conosciamo. Altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Pronto? Prego signora. Ah, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo dire, intanto mi chiamo Caterina e vi saluto tutti. No, volevo dire a queste signore che telefonano continuamente che non è stato fatto niente, perché sono quelle persone triestine che vedono solo l'immondizia per strada e altri disagi che purtroppo succedono, penso, in tutte le città. Non pensano e non si ricordano, o forse a loro non comoda, il fatto che è stato ripreso il Porto Vecchio, il fatto che abbiamo un D'Agostino a Trieste, forse non sono all'altezza di capire la grande risorsa che noi abbiamo in queste cose. E mi dà molto fastidio sentire solo parlare di pulizia e di altro. E mi dà molto fastidio anche vedere sempre il giardino pubblico chiuso ancora. Non sono della vostra corrente, perciò non è che sono, non so, non è una tifosa. Eccolo, però certe cose bisogna saperle capire, bisogna saperle fare e non solo mettersi e ascoltare i babici per le strade e nient'altro. Vi ringrazio, vi saluto, vi auguro buona giornata. Grazie alla signora. Ricordiamo che il giardino pubblico è chiuso per un intervento di messa in sicurezza da una parte e lo so per vie diciamo non ufficiali di una serie di interventi per poter risolvere il problema dell'inquinamento in maniera specifica, senza avere decine di persone attorno quando si fanno delle analisi, così come poi verrà fatto in piazzale Rosmini, che è l'altra area interessata. Prego Russo. Ma guardi, voglio proprio accogliere l'invito della telespettatrice. Ragioniamo, la politica, soprattutto nella città, deve ragionare delle cose grandi e delle cose piccole. Riconosciamo sulle cose grandi quello che è stato fatto di buono, anche nel centro-sinistra, lo dico agli elettori di altri partiti, come riconosciamo magari le cose buone fatte dal centro-destra.
E cerchiamo di lavorare insieme per questo, per rilanciare il turismo, per rilanciare e sfruttare meglio la scienza e la tecnologia che abbiamo in questa città per creare posti di lavoro per i nostri giovani che non vogliono partire e andarsene via. E sfruttiamo meglio il porto che darà nuovi posti di lavoro nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Il presidente D'Agostino farà annunci importanti. E poi lavoriamo sulla qualità quotidiana della vita delle persone. Ma anche qui, vede, Di Piazza ha fatto una campagna elettorale tutta contro la sporcizia di questa città, che vedevo anch'io, me ne lamentavo anch'io con il sindaco Cosolini. Dopo 6 mesi la città è sporca come prima, forse perfino un pelino di più. Se ne è accorto anche Di Piazza, che è andato a fare un po' di sceneggiate in Viale 20 Settembre. Allora, siccome abbiamo tutti interesse, perché ci vanno a giocare i nostri bambini, perché piace a noi fare una passeggiata, che in Piazza Rosmini, che il giardino pubblico, che le altre aree siano belle, vivibili, non soltanto in centro, non soltanto Piazza Unità, ma che tutta la città sia per ciascuno, sotto casa, un bel posto dove stare. Bene, su queste cose non facciamo battaglia politica. Diciamo che è difficile per tutti. È difficile prima per Cosolini sistemare Piazza Rosmini o sistemare il giardino pubblico, perché se quel terreno è inquinato ci vuole del tempo, bisogna capire chi l'ha fatto, come è stato fatto. C'è un iter. C'è un iter, servono i soldi che non ci sono se noi non sviluppiamo l'economia. Perché io punto tanto su Porto Vecchio, i triestini saranno stufi di sentirmi parlare di Porto Vecchio, ma Porto Vecchio prevede un investimento di diversi miliardi di euro su questa città. Sono investimenti di privati che servono a sistemare quell'area, ma perché poi arrivano anche al comune di Trieste, arricchiscono le casse del comune, fanno girare l'economia e il comune ha più soldi per spendere per la propria comunità, anche per l'assistenza, per non lasciare sole le persone. E anche per la sanità, perché è vero, ci sono, lo ricordava prima la signora, ci sono anche dei malfunzionamenti, però io invito sempre, intanto a leggere le segnalazioni del piccolo. Quante persone scrivono oggi, sempre, ogni giorno, ringraziando i tanti operatori che fanno cose straordinarie. Noi siamo un po' viziati, ma insomma, se andassimo in qualche altro paese del mondo, vedremmo e scopriremmo che la sanità italiana, con tutti i difetti che ha, è una delle migliori sanità al mondo. Ecco, non c'è paragone, la sanità pubblica, dobbiamo difendere la sanità pubblica perché è un patrimonio. Lamentarci, far notare dove le cose non funzionano, ma stiamo attenti a non buttare il bambino con l'acqua sporca, perché è un sistema che ha garantito a tutti noi, chi ha qualche anno in più lo sa, di vivere molto più a lungo e di vivere con una qualità della vita molto più alta. Non è un caso, insomma, siamo ben curati e quindi oggi viviamo fino a 80-90 anni. Altra telefonata, buongiorno. Pronto? Prego, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, saluto il professor Russo. Così io non voglio parlare molto di Trieste, di immigrazione, anche se la vedo dura per il professor Russo oggi. Mi sembra sia un po' messo sul banco degli imputati. Comunque, purtroppo io devo dire, essendo anche un elettore del PD, sarà dura per il PD. Io penso che il PD sarà così un po' sparirà per i prossimi 10 anni, non voglio essere un... Però la vedo molto dura semplicemente per il discorso dell'immigrazione. È inutile girare attorno molto al problema perché non abbiamo fatto questo, perché errori. C'è soltanto un errore. Siete per l'accoglienza, siete affondabili. Affonderemo, ecco. Chi non è per l'accoglienza, abbiamo visto, è rinato come politico. Va bene, ma questo non è... Volevo fare però una precisa domanda al professor Russo, perché io preferisco chiamarlo professore invece che senatore. Perché? Perché io sono un elettore anche abbastanza anziano, nel senso sono stanco, stufo di andare perfino a votare. E quando così faccio un po' di zapping per il televisore, diciamo, e inquadrano il Senato, inquadrano la Camera, io qualche volta vado così in delirio, perché vedo personaggi e io perché lo chiamo professor Russo? Perché penso che per diventare un professore ci vuole sacrificio, impegno, notevole, penso, perché ne sono al corrente di questo. Invece senatore si diventa da un momento all'altro, questo deve darmi atto. E cos'è? È sempre passione che porta un professore, un medico a andare a fare politica, o è ancora questo mondo dorato che gira intorno alla politica, visto che anche lo stipendio del professor Russo si è quadruplicato
andando a fare il senatore, e quando mi ritrovo personaggi, io posso anche fare nome e cognome perché tanto siete personaggi pubblici, penso. Quando mi trovo il professore Buttiglione davanti alla televisione, il quale mi sembra, da poche informazioni che ho, abbia fatto 10 anni di professore, addirittura 5, e 40 da senatore o onorevole, quando mi ritrovo il professor Brunetta, che è un pensionato oggi dell'università italiana, il quale avrà insegnato 15 anni e poi ha fatto i 30 anni di politica, cioè, mi dica, dottor professor Russo, è un mondo dorato che bisogna un po' abbattere, questa mentalità del politico, delle agevolazioni, delle auto, delle medicine gratuite, del barbiere gratuito? Mi dia lei la sua, soltanto la sua opinione, comunque le auguro una buona carriera comunque. Grazie, buona giornata. Grazie al telespettatore che ci ha dato anche una, come dire, una prospettiva diversa, una chiave di lettura diversa. Prego, professore, senatore. Sì, poi mi ricorderà la prima cosa, perché prima di questa vicenda del professore aveva detto un'altra cosa che non ricordo, a cui volevo rispondere. Sì. Se la ricorda lei, poi me lo dice. Ma io posso parlare della mia esperienza, guardi. Io credo che in politica, soprattutto per assumere responsabilità importanti come quella che io ho l'onore di svolgere per qualche anno, ho sempre detto che poi tornerò con molto piacere a un mestiere che mi piace moltissimo e che mi manca, perché mi manca il lavoro con i miei ragazzi, mi manca il lavoro di ricerca, mi manca l'università, quindi è una cosa che ricomincerò a fare molto presto, anche perché ho un'età fortunatamente giovane per essere un senatore. Ma ho sempre pensato che insomma, si arriva a delle responsabilità, ci si dovrebbe arrivare preparati, e quindi io ho aspettato prima di fare scelte anche di candidature così importanti. Ho aspettato perché so che in politica si è più liberi se si ha una propria autonomia professionale, anche economica. Voglio rassicurare il telespettatore, io non ho quadruplicato il mio stipendio e meno, è un ottimo stipendio quello di parlamentare, ma come è noto i parlamentari si sono ridotti lo stipendio, non ci sono più molte delle cose dorate che c'erano un tempo, non ci sono più i vitalizi, io non avrò il vitalizio, non ho mai avuto un'auto blu e giro in autobus e in metropolitana come molti possono vedere incontrandomi, però credo che sia molto importante sottolineare che la politica da un lato deve essere una cosa che si fa nel momento in cui si sa e si pensa di poter dare un contributo. Certo, una persona che ci arriva dopo anni di professione medica, professionale, universitaria, ma imprenditoriale, giornalistica, l'importante è non inventarsi. Poi la politica ha delle competenze particolari, quindi non basta essere un bravo professore, non basta essere un bravo giornalista, non basta essere un bravo imprenditore per fare politica. Vorrei che i telespettatori riconoscessero anche che ci si deve preparare per fare politica, perché bisogna sapere per andare in consiglio comunale cos'è una delibera, come lavora un consiglio comunale, come si sta in Parlamento con le regole anche formali, quali sono le relazioni che serve avere con i ministeri, perché io molto spesso se non parlassi con i funzionari dei ministeri non riuscirei a portare nulla per la mia città, come invece sono riuscito a fare. Questo è il tema importante, senza banalizzare. Guardi, ha citato il professor Buttiglione e Brunetta, che sono due miei avversari politici, persone con cui non sono mai andato d'accordo, però sono due persone che scientificamente hanno prodotto delle cose importanti, sono conosciuti a livello nazionale e anche a livello internazionale, hanno fatto politica, anche se sembrano lì da una vita, hanno fatto politica negli ultimi 20 anni, quindi sicuramente hanno fatto per molti più anni la vita accademica, la vita professionale. Quindi sono dall'altra parte della barricata, ma non è quello il problema. Ripeto, come dicevo prima, non facciamo la politica una questione di amici e nemici. Certo, sono contento di essere professore, sono contento del fatto che in politica ho portato la passione per i giovani, continuo a lavorare molto sulla formazione e questo è sicuramente qualcosa che mi nasce dentro, e sono contento, oggi posso dire delle cose che qualche volta fanno arrabbiare il mio partito, la mia presidente della regione, qualche volta anche Matteo Renzi, a cui ho detto con molta franchezza le cose che dovevo dire, perché so che quando smetto di fare politica, e può essere anche tra qualche mese, io tornerò nella mia aula di università e sarò contento di aver fatto le cose importanti per la mia città che ho fatto senza nessun rimpianto. Affonderemo come PD per la questione migranti, diceva prima di... Ecco. Cioè era preoccupato, anzi rassegnato quasi. Ma ha toccato un punto giustissimo. Oggi il problema apparentemente solo della sinistra italiana e anche europea, ma io dico è un problema che ha qualunque forza politica, perché è un problema oggettivo, è che il mondo sta cambiando, lo dicevo prima. Delle due l'una, queste persone o si fermano
aiutandole dove stanno a casa loro, ma allora bisogna fare degli investimenti, dobbiamo votarli tutti insieme in Parlamento. La cooperazione allo sviluppo nei paesi del Centrafrica, in Afghanistan, in Pakistan, si fa tutti insieme e non si sta fermi come si sta fermi davanti al dramma siriano, al dramma di Aleppo in queste ore. Oppure bisogna sparare loro mentre sono nel Mediterraneo. O mentre sono nella rotta balcanica. Certo. Non ci sono alternative. Allora, siccome io credo che queste persone per un po' continueranno a venire, anche perché poi in Europa noi siamo sempre di meno e loro sono sempre di più, quindi è anche un gioco di vasi comunicanti. Bene, dobbiamo immaginare come farlo, ma come farlo non è un problema del centro-sinistra. Se domani, come succederà normalmente nell'alternanza, governerà qualcun altro, governerà il centrodestra, governerà il Movimento 5 Stelle, succederà quello che è successo anche alle destre europee in altri paesi. Dovranno gestire il problema dell'immigrazione e gli spettatori, gli elettori vedranno che non è possibile bloccarli con la bacchetta magica, che i problemi nelle città rimangono lo stesso. I grandi problemi delle città come Parigi, come Londra, come Bruxelles ci sono stati negli ultimi 15 anni, perché loro hanno molti più immigrati di noi e questo fenomeno l'hanno visto molto prima di noi. E ci sono stati quando ha governato il centro-sinistra, quando ha governato la destra, quando ha governato anche la destra estrema. I problemi rimangono. Quindi immaginare di cavalcare un problema che abbiamo tutti è uno sbaglio. Se la politica fa questa cosa qui, si divide su problemi oggettivi, oggi avremo qualche voto in più, l'uno, qualche voto in meno l'altro. È vero, il Partito Democratico rischia moltissimo su questo tema, se non si spiega bene, se non dice che siamo anche noi inflessibili, che le cose che sono successe a quella ragazza l'altro giorno sono inaccettabili. Non ho paura a dirlo soltanto perché sono di centrosinistra, anzi, e chiedo che la polizia faccia meglio il suo mestiere. Credo che tutti quanti noi dobbiamo essere più vigili e che non bisogna fare sconti alle persone che vengono, che devono sapere quali sono le nostre regole e devono stare a quelle regole. Dopodiché c'è una logica di convivenza. Io non voglio uno stato di polizia, voglio che tutti viviamo serenamente, che si passeggi per strada e che se incontro una persona di colore, così come succede a New York, sia una persona di colore a cui fare un sorriso e riconoscere un cittadino della mia città, del mio mondo, così come ormai è dappertutto. Ecco, mi è venuta spontanea una domanda relativamente a quello che sarà anche il futuro dal punto di vista elettorale. Il referendum è stato bocciato, di conseguenza il Senato rimane. Il senatore Russo che ha appoggiato quel tipo di riforma però è pronto a ricandidarsi per il Senato al prossimo giro? Il senatore Russo è pronto anche a tornare a casa, nel senso che sono stati 5 anni bellissimi ma molto 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 faticosi e intensi. È una valutazione che faremo. Io non sono disposto a tutto per ricandidarmi, non ne ho bisogno e non ho interesse. Mi piacerebbe continuare a fare qualcosa di utile per la mia città, perché ho imparato delle cose in questi anni. Mi piacerebbe farlo come l'ho fatto fino adesso, dialogando con tutti. Lo sto facendo con il sindaco di Piazza, ci vedremo tra qualche giorno per parlare di Porto Vecchio e non soltanto. Non so se qualcuno mi chiederà di farlo al Senato, se qualcuno mi chiederà di farlo altrove. Se nessuno me lo chiederà, posso tranquillamente, ripeto, tornare a fare il mio mestiere. Con la passione di chi seguirà la politica sempre, di chi continuerà ad impegnarsi magari dietro le quinte, ma senza grandi difficoltà. Chiaro, oggi gli italiani probabilmente non lo volevano quando hanno votato no, però noi abbiamo di nuovo il Senato tutto intero, abbiamo di nuovo 950 parlamentari, che forse era una delle cose che, no, ridurre i parlamentari era una delle cose che gli italiani volevano davvero. E io quello che aggiungo, ma ne parleremo perché nelle settimane prossime ce ne accorgeremo, è che dovremo stare molto attenti a come voteremo, perché non è saltato soltanto la riforma costituzionale, probabilmente è saltato anche l'Italicum. No, si diceva sì, il certo. Combinato disposto, effettivamente è saltato quel modello. E che modello era quello? Era il modello di una legge elettorale che faceva vincere qualcuno, aveva forse qualche difetto, io non ne vedevo molti, ma insomma si può sempre discutere, ma alla sera delle elezioni si sapeva chi prendeva il premio di maggioranza e per 5 anni aveva il compito di governare. Poi se non ce la faceva lo mandavano a casa, era giusto fare così. E oggi con il no al referendum probabilmente salta anche questo schema e con ogni probabilità io credo che noi andremo a votare con una legge di forti caratteristiche proporzionali. Cosa vuol dire? Anche lo dico agli elettori che non sono esperti di diritto costituzionale. Significa che in Parlamento si sta ognuno rappresentando più o meno la forza che si ha e che quindi c'è una grande dispersione di voti, che nessuno raggiunge probabilmente il 50%. Quindi, per capirsi, è probabile, invece che spesso si è detto nelle ultime tornate elettorali, un'Italia divisa in due, un'Italia divisa in tre, ma anche con una miriade di partiti rappresentati in Parlamento, cosa che non avveniva
non diciamo più, ma quasi dai tempi delle ultime... cosiddetta prima repubblica. Esatto. Io immagino di sì, perché noi avremo sicuramente in Parlamento un blocco di centrodestra, un blocco di centrosinistra e il Movimento 5 Stelle, che sono i tre grandi blocchi che oggi sono accreditati di voti tra il 20 e il 30%, ciascuno di questi. Ma accanto a questi, se la soglia sarà non altissima, io immagino ci possa essere una soglia del 5%, ad esempio, che è già una soglia come in Germania, e immagino che ci possano essere delle altre forze, delle forze centriste, delle forze di sinistra, c'è Pisapia che si sta organizzando, quindi io immagino un Parlamento molto diversificato in cui sarà difficile trovare due partiti che si mettono insieme per raggiungere il 51%. Anche perché poi a quel punto si rischia di fare campagna elettorale da soli e mettersi d'accordo dopo per fare governo. Beh, sarà necessario fare così. Però, sarà necessario sono le cose che non piacciono ai cittadini. Diciamo, nel bene e nel male di quello che si pensi del berlusconismo, il nome del Premier sul simbolo elettorale è stata un'innovazione che è arrivata in quel momento e che ha portato un cambiamento a tutta la politica italiana. No? Voglio dirlo molto chiaramente ai telespettatori, perché queste sono le cose che magari non si raccontavano durante la campagna del referendum, soprattutto per chi voleva votare no. E probabilmente andiamo verso un sistema di prima repubblica. Si votavano i partiti e poi il Premier si decideva in Parlamento. È un sistema che a me non piace, è un sistema che rende molto instabile. Anche qui non scopriamo niente di nuovo, perché la Spagna è rimasta bloccata per mesi, quasi un anno, senza riuscire a fare un governo. L'hanno fatto all'ultimo momento utile prima di tornare per la terza volta a votare. Diciamo che non è quello che gli italiani si aspettano, credo, né da una parte, né dall'altra, né dalla terza, visto che... Assolutamente no, però bisogna dire agli italiani che il risultato del referendum ci porta lì. Cioè, è esattamente quello che noi, che volevamo il sì, abbiamo detto come un pericolo. E purtroppo questo pericolo si verificherà, nel senso che oggi 5 Stelle non vuole cambiare la legge. Un'ultima battuta su questo tema, poi andiamo in pubblicità, altrimenti mi strozzano, perché sentendo tra i vari dibattiti le parole di Vittorio Sgarbi dopo il referendum, che diceva: occhio che quel 60% di italiani che sembrerebbe una maggioranza, non c'è una maggioranza. Ah beh, questo è poco ma sicuro. Io nel no c'era tutto, da Casa Pound ai partigiani dell'Ampi. C'era 5 Stelle e c'era il berlusconismo, tutte cose che non possono parlarsi, non possono stare insieme. E io riconosco in quel no un valore politico di un messaggio forte, di malessere del paese, e con quello voglio parlare. Però in Parlamento non ci sarà, quello non sarà una maggioranza, e neanche il 40% che ha preso Renzi è una maggioranza di per sé. Le cose si scomporranno, bisognerà essere molto bravi a rimettere insieme le diverse parti e dare un paese a questo governo, perché la cosa che è importante per i cittadini, per il mondo, per l'Europa, per l'Italia, è che questo paese sia governato in maniera autorevole da un governo che duri 5 anni e che provi a fare le riforme che tutti vogliamo. Pubblicità, ci rivediamo tra poco. Bentrovati in onda con Sveglia Trieste, ancora con il senatore Francesco Russo del Partito Democratico. Abbiamo parlato della situazione nazionale, della situazione elettorale. Tra l'altro, completo il discorso che stavamo facendo, secondo lei si vota addirittura già a primavera, inizio estate? Qualcuno dice invece ci vorrà un tempo almeno fino a ottobre per chiudere le riforme, la legge elettorale e quant'altro di fondamentale. Ma guardi, io credo che la legge elettorale ci diciamo subito a gennaio, che siamo disposti a sederci intorno a un tavolo, tutti quanti, senza fare scene inutili, ma tutti devono essere davvero disponibili, a partire dai 5 Stelle, Berlusconi, le diverse parti. Se pensiamo di scaricare soltanto sulla maggioranza di governo questa legge elettorale, io dico che non si farà, andremo a votare con la legge così come la sistemerà la Corte Costituzionale, perché a gennaio, come molti sanno, si pronuncerà sull'Italicum, probabilmente toglierà alcune parti, toglierà il ballottaggio, si dice, e le candidature multiple, e poi resterà un sistema proporzionale. Se vogliamo fare una cosa diversa, ad esempio tornare alla vecchia legge che avevamo, il Mattarellum, che sembrerebbe piacere a molti, però bisogna che ci sia una disponibilità vera. Salvini l'ha detto, ma vediamo se a gennaio, davanti a una proposta, i suoi senatori sono disposti in commissione a lavorare con noi e a fare le cose insieme. Il Movimento 5 Stelle mi pare che stia lì ad aspettare semplicemente. Purtroppo in questi 3 anni non hanno mai votato nulla, anche le cose su cui si dicevano d'accordo in commissione, poi ci dicevano in aula non possiamo perché non ci lasciano, ci hanno detto che con voi non si può votare nulla, non possiamo sporcarci le mani. Non è un atteggiamento che mi piace, forse porta qualche voto in più, ma sicuramente non aiuta a costruire le cose insieme. Mi pare che anche sulla legge elettorale non saranno disponibili a fare nessun passo in avanti. Quindi se nel giro di un mese capiamo che non ci sono i margini per la legge elettorale,
Io credo che a marzo-aprile, quando questo Parlamento avrà finito, esaurito un po' il suo compito, si chiameranno le elezioni e entro giugno io credo si vada a votare, anche perché, voglio dirlo con molta franchezza, non c'è un problema di pensioni dei senatori, non è quello il tema, né io né i miei colleghi abbiamo fatto i senatori per avere la pensione. È un problema tra l'altro tecnico che probabilmente si risolverà a prescindere, quindi parliamo delle cose: se a questo paese serve un governo per qualche mese lo facciamo durare, se serve per fare la legge elettorale lo facciamo durare, se non serve torniamo a votare tranquillamente e ognuno si prenderà le responsabilità rispetto alle cose non fatte. Allora chiedo al nostro amico Guido in regia se siamo riusciti a recuperare dal playout di giovedì il servizio, eccolo qua, perfetto come sempre, con l'intervista a Francesco Parisi dopo la vendita della maggioranza delle quote al gruppo turco Ekol, che era il principale cliente di EMT, la linea dell'autostrada del mare che sbarca al Molo Sesto, dopo la cessione insomma della maggioranza ai turchi, una prospettiva di ulteriori investimenti, non una svendita come qualcuno aveva scritto anche su alcune testate di settore, ma invece un investimento per il futuro. Sentiamo però perché. Che il Molo Sesto sia ormai in mano turca è notizia nota da giorni, dopo l'acquisizione da parte del gruppo logistico Ekol del 65% delle quote di EMT, la società che gestisce le banchine dove attraccano i traghetti che viaggiano sull'autostrada del mare Trieste-Istanbul e partono i treni alla volta del centro ed est Europa. Forse meno approfondito però il perché di una scelta strategica fatta dalla casa di spedizioni Francesco Parisi, che fino a pochi giorni fa controllava il terminal ed ora ha passato alla mano al suo principale cliente, pur rimanendo operativamente attiva allo stesso modo. Non una svendita, ma al contrario, un'operazione che presuppone ad un ulteriore sviluppo. Se c'è l'interesse di investire in un'infrastruttura o in una società che gestisce un'infrastruttura portuale, cioè questa non può essere delocalizzata, non è che l'investitore estero venga per acquisire la società e spostarne l'attività altrove. L'infrastruttura è qui, quindi è evidentemente un interesse per la potenzialità del porto ed abbiamo la certezza che è un consolidamento dell'interesse a lungo termine da chi è interessato ad investire. Operazione che peraltro mette al sicuro la rotta turca a Trieste dalle tentazioni offerte dagli altri porti adriatici come Venezia. Noi sappiamo come le compagnie di navigazione possono spostarsi dalla sera alla mattina da un porto all'altro. Nel momento in cui investono in un porto dimostrano l'interesse di sviluppare l'attività in quel porto. Non manca poi anche da Francesco Parisi, titolare della casa di spedizioni più antica al mondo, che opera nell'Europa centrale dal lontano 1807, una sottolineatura al cruciale sviluppo ferroviario dello scalo triestino, che sta determinando una svolta potenzialmente epocale. Nell'ottobre del 2008 partiamo con il primo treno intermodale non accompagnato dal Molo Sesto per Mannheim, un treno alla settimana, arriviamo adesso ad averne 37 circolazioni alla settimana. Ecco, quindi uno sviluppo veramente molto interessante e che dimostra che il mercato di Trieste, il mercato accessibile a Trieste è molto più ampio di quello che si pensava, è comunque un mercato che si posiziona ad almeno 500 chilometri, ma fino a 1000 ed oltre chilometri, Colonia dista 1075 chilometri da Trieste, e nel momento in cui riusciamo a far funzionare la ferrovia le possibilità, non dico che siano illimitate, ma sono enormemente ampliate. Ecco un po' una dimostrazione insomma del percorso che sta facendo il porto di Trieste. Arrivano tra l'altro molti investimenti, sono già stati pianificati proprio dalla Ekol sul Molo Sesto, che è un'altra parte, un altro nodo cruciale del porto. Ma sì, così chiudiamo questa puntata dando un po' di speranza anche rispetto ai tanti che sono intervenuti stamattina con qualche fatica e qualche dubbio. Il porto di Trieste sta marciando come non ha mai fatto. Abbiamo un numero di treni che partono dal nostro porto straordinario. Vuol dire che siamo di nuovo tornati ad essere lo snodo per le merci che arrivano dall'Estremo Oriente e dalla Turchia, come abbiamo visto, per tutta l'Europa centrale. E l'altro giorno, il mese scorso, a Rotterdam, degli esperti sono andati a spiegare che per il mercato molto ricco della Baviera, Trieste già oggi è molto più conveniente di Rotterdam. Sono andati a spiegarlo a loro, a casa loro,
e hanno spiegato come oggi ci sia una differenza di 800 euro e tra qualche anno saranno 3.000 gli euro per contenitore di vantaggio competitivo per chi passa per Trieste. E guardate, anche qui, cosa ha fatto la politica? Beh, negli ultimi anni io sono orgoglioso di aver litigato molto spesso con il presidente dell'autorità portuale di Venezia, perché i traffici turchi che vengono, grazie a Parisi, oggi fissati a Trieste, perché è vero, se uno prende la banchina e poi alla fine non si sposta più, verrà qui anche per i prossimi anni dando lavoro, merci e opportunità anche per i nostri ragazzi. E l'abbiamo fatto litigando perché Venezia voleva i traffici turchi, che sono uno dei traffici più ghiotti, più ricchi che in questo momento si muovono per l'Adriatico. L'abbiamo fatto e i telespettatori sanno che io, quando ho dovuto dire le cose a Roberto Cosolini, gli ho dette con molta franchezza, anche riconoscendo i suoi errori. Però se Zeno D'Agostino è a Trieste, è merito di Roberto Cosolini, è merito del centro-sinistra che ha fatto queste cose. Allora, il centro-sinistra non le avrà fatte tutte giuste, però negli ultimi anni su una cosa così importante come il porto, di cui tutti ci siamo sempre riempiti la bocca, siamo riusciti a fare qualcosa. Adesso questo è un patrimonio di tutti quanti. Zeno D'Agostino non è del centro-sinistra, abbiamo avuto la fortuna e la bravura di portarlo qui. Oggi è a disposizione della comunità, lavora benissimo con il sindaco di piazza, lavora e lavorerà con le prossime amministrazioni, qualunque esse siano. Dobbiamo farlo insieme. Stanno arrivando i cinesi, probabilmente, che sono interessati ad investire in maniera sistematica su questo territorio, e porteranno non soltanto traffici, ma probabilmente anche imprese che lavoreranno nei punti franchi che abbiamo spostato da Porto Vecchio e li abbiamo messi nel Porto Nuovo o in zona industriale. Io dico ai telespettatori: guardate e chiedete questo alla politica, chiedete se le soluzioni concrete, se le scelte concrete che fa la politica portano a cambiare questa città in positivo, portano più lavoro, portano più ricchezza, più investimenti. Il resto lo dico io per primo da politico, ma lo dico anche a chi ci ascolta: lasciamolo, le polemiche inutili in questo momento non ci servono, ci serve guardare al futuro. Allora, altra telefonata, sentiamo. Sì, buongiorno a lei, suo ospite. Prego. Senta, ho fatto questa domanda a assessori di Trieste, a consiglieri di Trieste, non mi hanno dato la risposta. Il tema è sempre il Porto Vecchio. Sì. Lei stesso ha detto che bisogna sviluppare il porto, che porta è l'arma di punta di Trieste per il suo sviluppo. Però sappiamo che porto vuol dire spazi. Gli spazi a Trieste sono Porto Nuovo, è tutto inquinato, per cui bisogna disinquinarlo e quindi non c'è spazio. C'è la ferriera che occupa quel spazio che si sa, e l'unica area che era disponibile era quella del Porto Vecchio, che tra l'altro è strutturalmente collegata al Porto Nuovo attraverso la famosa circonvallazione sotterranea, c'ha le ferrovie dietro, eccetera. Però la logica che lei ha sviluppato è stata quella di demanializzare quell'area, e allora io non capisco. Vorrei sapere, le due cose sono incongruenti: o il porto si sviluppa e quindi bisogna lasciare il porto, anche perché quell'area aveva delle caratteristiche particolarmente interessanti, no? Il porto internazionale, quindi senza tassazione, eccetera, che si sa, no? Mentre invece demanializzato ha creato un'area normale, comune, che tra l'altro viene data al comune, quindi con un aggravio di spese per infrastrutture e tutto quello che comporta un'area civile, che il comune in questo momento non ha assolutamente le risorse, per cui se dovesse mettere in atto questi propositi dovrebbe diminuire i servizi ai cittadini, perché le tasse più di un certo livello non si possono alzare, e comunque i cittadini di Trieste di questa situazione avrebbero solo grande nocumento. Allora mi chiedo, la ragione per cui lei ha fatto questa legge, cioè o ci sono una marea di gente che vuole investire nelle aree del Porto Vecchio demanializzate ma con tassazioni tremende, per cui non so chi viene, e se c'è qualcuno lo dica per favore, o se no praticamente siamo in una situazione peggiore di prima, cioè lasciamo quest'area al porto, che è porto di sviluppo, e quindi la può utilizzare in maniera... Questo volevo chiarire, grazie. Grazie a lei, prego senatore Lucio. Guardi, voglio rassicurare il telespettatore, perché dice delle cose che molto spesso tornano nel dibattito ma che non sono vere, così lo rassicuriamo lui e anche altre persone. E con l'anno nuovo il comune di Trieste prenderà possesso di Porto Vecchio, così dimostrando che non c'è nessuna difficoltà. Tra l'altro io ho portato 1 milione di euro
da Roma proprio per questo, proprio perché ci sia la possibilità per il Comune di gestire al meglio, magari con una snella società pubblica, il Porto Vecchio, e di raccontare in giro per il mondo, di andare dagli investitori che già ci sono, perché molti sono venuti già a dare la disponibilità a questo investimento, ma gli esperti ci dicono che un'area così pregiata è assolutamente appetibile per economia del mare, per portare lì le crociere, per fare delle aree commerciali, per fare tanto turismo che serve a noi, perché insomma è un'area bellissima e non era più un'area adeguata a fare il porto. Questo lo dicono gli esperti, non lo dice Francesco Russo, se lo chiede a Zeno D'Agostino glielo spiegherà molto meglio di me. E non è un caso che il porto oggi funzioni meglio. Funziona meglio senza Porto Vecchio, non ha bisogno di Porto Vecchio. Funziona bene anche perché i punti franchi, che sono una ricchezza straordinaria che nessuno aveva usato però per 40 anni, e quindi adesso finalmente ci stiamo dando da fare perché diventino operativi. Andate a chiedere però chi ha governato prima di noi, prima di me, per 40 anni perché non l'ha fatto. E il nuovo porto funziona perché sono cambiate le condizioni. I porti oggi lavorano in maniera completamente diversa. E Zeno D'Agostino sta lavorando moltissimo sul dato ferroviario. Noi siamo di gran lunga il primo porto italiano, siamo il punto di riferimento dei porti italiani e non soltanto per la movimentazione sulla ferrovia. Il modo migliore, più economico, più ecologico e più veloce per far viaggiare le merci. Il nostro è un porto soprattutto di passaggio. Le merci devono arrivare, scaricarsi velocissimamente e poi viaggiare verso le mete che sono più vicine a noi, in particolare l'Europa centro-orientale. Il retroporto che ci serve per fare la logistica c'è già, c'è l'exit, ci sono le aree portuali che noi abbiamo già e che comunque bisogna sistemare anche in Porto Vecchio, ci sono dei vecchi magazzini che non servono e che bisogna radere al suolo, ma questo faranno anche gli operatori nei prossimi anni. C'è un tema di raddoppio del Molo Settimo che sarà operato, Parisi stesso io credo reinvestirà nel nostro porto quanto ha realizzato in questo momento con i turchi per fare delle cose molto importanti e ancora più innovative, ma poi ci siamo organizzati anche spostando i punti franchi, ad esempio a Fernetti si ragiona su altre aree del Carso, e anche il Friuli si sta attrezzando per diventare l'area logistica retroportuale del porto di Trieste. Quindi affrontiamolo in termini moderni, smettiamo di parlare così come si parlava per troppi anni tenendo tutto fermo del porto di Trieste. Il porto vecchio è un'altra cosa, dobbiamo utilizzarlo, è una risorsa straordinaria, è un vero pozzo di petrolio, ci sono investitori già pronti, facciamo lavorare il porto nuovo, le due cose sono separate, Trieste ha, se valorizza entrambe queste due asset, ha davvero 20-30 anni di sviluppo che nessun'altra città che io conosca in questo momento ha davanti. Allora, grazie al senatore Russo per essere stato grazie con noi a tutti questa, e buona domenica. Questa mattina. Noi stoppiamo le telefonate perché tra un po' andrà in scena questo Natale con Pilat con il coro dei seminaristi di Trieste, trasmissione che poi rivedrete confezionata ancora meglio la sera del giorno 25 dicembre, del giorno di Natale, alle 20.05. Quindi stoppiamo le telefonate per fare una produzione che poi insomma andremo a ricamare ancora di più per offrirvi insomma i canti di Natale e la tradizione triestina della canzone italiana del maestro Pilat al suo meglio. A tra poco in diretta a Sveglia Trieste. Quando io ero piccio andavo al bagno, andavo fino a Barcola sui scogli, e saltando in acqua come un ragno, me restava tutti i pietai. Se mi piaceva sai giocare, certe robe non te le puoi dimenticare. Quando Trieste si infissa, meravigliosa città,
su una povretà che vista proprio te resti incantata. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, come una mula bellissima va Trieste piena de mar. A 18 anni con la Vespa andavo in Villa Giulia a far l'amore. Non avevo altro per la testa che la libertà de pagolare. Che bel potersi innamorare. Certe robe non te le puoi dimenticare. Quando Trieste sentisse meravigliosa città, su dopo Greta che vista proprio te resti incantata. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, come una mula bellissima va Trieste piena de mare. Quante gite, quante camminate, adesso vado in macchina e so già che qualcosa intanto è cambiato e la gioventù non tornerà. Mi son tornato ancora là, solo per rivedere la mia città. In Pisa, meravigliosa città, su dopo Greta che vista, proprio te resti incantata. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, come una mula bellissima va Trieste piena de mare. Come una mula bellissima va Trieste piena de esta noche que su sana.
benissimo, buon Natale a tutti in questo Natale con Pilat, trasmissione che abbiamo voluto fare proprio per celebrare il Natale, assieme come sempre al maestro Pilat, ben trovato. Bentornato. E naturalmente al coro dei seminaristi del seminario di Trieste, diretto dal rettore Janez Oberstar, che hanno iniziato la trasmissione con questo Esta noche Jesús ha nacido, ovvero questa notte è nato Gesù. Canzone peruviana, tra l'altro, chiedo a Emanuele, che è uno dei capocoro dei ragazzi, giusto? Eccolo che recupera il gelato, eccolo qua. Qui cantiamo canzoni che sono parte della tradizione di tutte le nazioni del mondo, così siamo misti, no? Anche nel seminario siamo di diverse nazionalità. Allora, presentaci al volo i nomi di battesimo di tutti i seminaristi che sono in questo momento con te, che arrivano, sono italiani, polacchi, peruviani, colombiani, costarichesi e un croato, se non sbaglio. Sì. Allora, presentiamo dai più piccoli. Allora, dai, i nuovi arrivati. Io sono Lovre, sono croato da Zara, ho 18 anni, sono primo anno di seminario. Bene, passiamo avanti, dai, così velocemente. Sono Daniel, colombiano, 25 anni. Benissimo. Sono polacco, Michał. Quelli più piccoli. Sono che Jan, piccoli, nato ancora, in Polonia, avanti, cresciuto in Serbia. Bene. Io sono Simon, polacco. Mateusz, anche polacco. Marek, sono polacco. Giovanni, italiano. Questo è il Triestin, Mugia. Giosuè, italiano. Giacomo, 18 anni, triestino. Benissimo, doppio triestino. Cristian, italiano. Benissimo. Luis Miguel, dal Costa Rica. Fulvio, italiano. Bene, abbiamo anche l'arrivo sul filo di lana di? Daniele da Pordenone, italiano. Benissimo, benissimo, benissimo Daniele. Abbiamo anche dei triestini, maestro, so che tra l'altro insomma una chiacchierata l'hai fatta per sondare anche insomma l'eventuale conoscenza di canzoni triestine. Siamo partiti chiaramente con Questa notte Gesù è nato, per chi ci guarda il giorno di Natale, è una giornata chiaramente di festa ed è bello, no? Per una volta, di solito siamo in solitaria con i telespettatori, oggi abbiamo un bel folto gruppo fatto da questo coro. Come sei così pimpante? Forse perché hai visto qua, qui c'è un bel piatto di salumi qua. È arrivato come da tradizione di Cantiamo con Pilat, no? Il classico giardinetto direttamente dallo Smizza di San Giuseppe, se non sbaglio, offerto dal signor Sergio, che insomma ha voluto bagnare anche il Natale con un paio di vini tipici e con il classico tagliere con i prodotti del nostro territorio. Abbiamo anche il rappresentante dello Smizza in studio che ci segue. Mi hanno detto i ragazzi che l'unica canzone che conoscono di Trieste è il finanziere. Bon, femo il finanziere. Femo il finanziere. Allora, attacchiamo banda con il finanziere. Daghe. No. Daghe. Mi ricordo o no? Mi ricordo che ero saipiccio e mia mamma con signora Teresa la partiva de mattina per andare in Ugo a far la spesa. Alla guida Vinicio Busani, pensionato benestante, con un 1100 nero chiese un'auto assai elegante e coi riva al confine e tira sul finestri. Finanziere, finanziere, cosa devo dichiarare? Quanta grappa posso bere? Quanta carne si può portare? Cosa solo? Mezzo chilo? Me dispiace, che peccato, qualche volta passo lisa e me avanza anche bel gatto. Occhio. Con la carne nel reggipeto. Ah. E la trappa nel baul.
a Busani poveretto, sa che trema un poco il cul. Passaporto, oi, per piacere, lei signora che dichiara solo un poca de benzina, la de noi la costa cara. Finanziere, finanziere, cosa la me sta palpando, quasi tutta roba mia, non se niente de contrabando. A sto punto, signor Busani, che già stava un poco mal, tutto in tu, el te va insieme e lo porta in ospedale. Sequestrato 1100 sul confine di Caresana. Gli era scritto sui giornali che portava marijuana. Finanziere, finanziere, cosa devo dichiarare? Quanta trappa posso bere? Quanta carne si può portare? Cosa solo mezzo chilo? Me dispiace che peccato, qualche volta passo lisa e me basta che per gatto. Qualche volta passo lisa e me basta che per gatto. Para, 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 bam, bam, bam. Olè! Ale! L'applauso? L'applauso! Ah. Questa oggi avremo anche gli applausi, ah, dai, dal vivo, applausi veri proprio, applausi veri, ah, bene, applausi vai, veri, vai, poi tra l'altro avevamo il pordenonese, no, che finanziare la sa benissimo. Beh, sentiamo ancora una canzone dei Mulli, dai. Sì, dai, dai, sentiamo, sentiamo le loro. Qua devo coinvolgere però Emanuele che mi deve dire la scaletta, perché qua si va in italiano, in spagnolo, in polacco, nell'internazionalità del seminario. Io li ho conosciuti l'anno scorso nel corso di un servizio dedicato proprio al seminario in cui cantavano in varie lingue, li ho trovati insomma unici, no, per questa loro capacità poi di portare le tradizioni delle varie parti del mondo. Emanuele, su che fronte ci spostiamo? Ci spostiamo verso l'est Europa, sul fronte polacco. Ecco, molto bene. Passo e la quindi... parola ai polacchi. E quindi canteremo il canto Fawana Wysokości. Ecco, tutto chiaro, tutto chiaro. No? Per il pubblico a casa, Svatana Wysokości, qualcosa del genere, sia, no? Ecco, la traduzione è? Gloria nelle altezze. Gloria nelle altezze, benissimo. Allora, partiamo con il canto polacco dei nostri ragazzi, se sono pronti, prego. Guarda il bambino, no? Chiedo all'amico polacco se ci racconta anche il significato insomma anche di questa canzone, così per far capire anche da casa un pochettino il tema, no? chiaramente natalizio. Questa canzone io penso che avrà almeno 200 anni se non di più. In realtà noi la diciamo così, che si chiama Chwała na Wysokości, Gloria nelle altezze, ma in realtà non si chiama così, ma è per gli italiani, ma perché si chiama come inizia questa prima frase, Przybierzeli do Betlejem, che vuol dire che arrivarono a Betlemme i pastori,
E questa canzone racconta tutta la loro storia, tutto il loro percorso, quando loro hanno sentito dall'angelo che c'è questo bimbo che nasce, e dopo si canta come cantano gli angeli nella notte: gloria nelle altezze e pace sulla terra. Benissimo, una spiegazione direi, oserei dire, perfetta. Maestro, tra l'altro tu con il Natale sei molto legato, e so che questo momento per te è legato soprattutto ai ricordi di quando eri bambino, e votato, no, anche a comunicare ai tanti bambini che ci seguono da casa, perché lo fanno ogni sabato. Ma io ho sempre detto che il Natale è dei bambini, o per chi si sente tale. Volevo farci una canzone sopra anche su questa frase qui, perché non bisogna mai distruggere i sogni di un bambino. Il bambino può sognare tante belle cose, bisogna dirgli sempre che va tutto bene, poi ci penserà la natura a spiegargli come sono le cose veramente, eccetera. Ma quello che rimane sempre vivo nel pensiero sia dei bambini e sia appunto chi si sente tale è il cuore da bambino, cioè il Natale risveglia il segreto dell'affetto verso la famiglia. Infatti noi a Natale ci siamo sempre riuniti. Io mi ricordo con mia madre, noi non eravamo molto, anzi eravamo poveri, dai, diciamo così. E ci sedevamo su sedie improvvisate, anche sulla cassetta delle naranze. L'unico problema era quello di cantare e di stare uniti in quel momento. Perciò si cantava canzoni qualsiasi, pezzi d'opera. Allora non c'era la televisione, non c'era la radio, la radio era appena uscita. E si cantava tutto quello che si improvvisava al momento. E se uno non si ricordava le parole, faceva la la la. Certo. Libiamo tra i lieti calici, la 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 la. E così, la va bene lo stesso. Poi però ti sei evoluto anche in canzoni proprio legate al Natale. Ce n'è una che ti chiedono più volte, l'ha chiesta già più volte, perché, come dire, forse con questo ritorno in TV, diciamo più fisso su Tele4, no? Forse è stata apprezzata forse più oggi che una volta, Cuore da bambino, la tua canzone. Sì, sentiamola allora, se c'è il playback, la base, dov'è? Sì, ce l'ha la base. Sì, adesso buon Guido in regia ci aiuta. Un ringraziamento a lui, un ringraziamento a Franco Torricella per tutti i Toio, che quindi inevitabilmente poi farà scattare la canzone prima o dopo, che sono qui con noi ad aiutarci per questa trasmissione. Quindi pronti per Cuore da bambino con la musica che il nostro Guido manderà in onda. A 2 anni già scrivevo. Che fenomeno vivente, a 3 anni già nuotavo, ero ormai uno vincente. A Natale per la zia ho imparato una poesia. Che bambino, tutto d'oro quel bambino. Nel mio mondo piccolino trovi un cuore da bambino, e perché devo imparare cose grandi più del mare. Ora ho fatto 4 anni, mamma mia quanti regali, una radio trasmittente e un robot con 6 fanali. Io volevo il mandorlato o magari una matita, poter scrivere sui muri per seguire una formica. Nel mio mondo piccolino trovi un cuore da bambino, e perché devo imparare cose grandi più del mare. Son
cresciuto qualche mese e ho cantato anche in inglese. Me l'ha detto anche il dottore che ho la voce da tenore, ma una cosa non mi pesa di cantare un poco in chiesa. Canto solo per amore del Signore. Nel mio mondo piccolino trovi un cuore da bambino, e perché devo imparare cose grandi più del mare. Quante gioie, quanti affanni, beato te Gesù bambino. Son passati tanti anni e sei rimasto piccolino. È per te che questa sera ho inventato una preghiera, così almeno nel mio io parlo un poco a modo mio. Nel mio mondo piccolino trovi un cuore da bambino, e perché devo imparare cose grandi più del mare. Maestri, i ragazzi sono entrati nello spirito, facevano anche la coreografia, sono proprio fantastici. Vabbè, sono fantastici. Giovanni, dov'è Giovanni? Giovanni, ma adesso no, parliamo seriamente, quindi in Triestin. Ma c'è un poco di spirito Triestin ormai diffuso in seminario, no? L'allegria, il Morbin, c'è? Come no, sì sì, magari cantiamo canzoni un poco di tutto il mondo, però pian piano... che stiamo arrivando a portare la cultura triestina in seminario. Benissimo, benissimo. No, però c'è una bella energia, una bella anche allegria nel stare assieme, no? Sì, sì, sì. Alla fine questo è un miracolo, perché siamo veramente le persone più diverse, eppure lo Spirito Santo fa sì che siamo, possiamo stare insieme, siamo anche felici di questo e ringraziamo Dio. Benissimo, meglio di così direi non si può chiudere un discorso. Ci fermiamo un istante per la pubblicità e torniamo tra un istante. Con la sua luce.
ragazzi, bravissimi, bravissimi. E poi insomma, Ciribì, cantata dal coro del seminario di Trieste, mentre cantavano andavano in onda anche degli spezzoni di immagini dei presepi, che sono i presepi dei triestini, perché ogni anno Tele4 sotto le feste di Natale va nelle case dei triestini a riprendere i loro presepi, che insomma possono essere fatti nelle maniere più diverse. Però, scusa maestro se mi permetto, sarò un pochettino poco, non blasfemo, poco via, da Ciribì a Ciribiribin se un attimo. Ah, Ciribiribin paghi una birra. Scusami Muli, ma no, a questo punto c'è, cioè, il link se praticamente è pronto, no? Ciribiribin paghi una birra, Ciribiribin io con moneta, Ciribiribin domande sera, Ciribiribin la pagherò. Sei bella, sei cara, bella non piangere, bella non piangere. Sei bella, sei cara, bella non piangere, non sospirare. Ciribiribing e vol persuto, Ciribiribing è morta vela, Ciribiribing la mula bella, Ciribiribing per parlamor. Ciribiribing e vol persuto, Ciribiribing è morta vela, Ciribiribing la mula bella, Ciribiribing per parlamor. Sei bella, sei cara, bella non piangere, bella non piangere. Sei bella, sei cara, bella non piangere. Scusatemi per l'accostamento, ma purtroppo son malato dei collegamenti televisivi. Vabbè, comunque Ciribì parlava di Giovanni, chi parla? Emanuele, chi ci racconta di Ciribì? Perché Ciribì? Ciribì racconta della notte in cui è nato Gesù. Racconta, dice: guarda il cielo, tra le stelle splende la regina delle stelle, che è la stella di Betlemme, no? La stella cometa, con la sua luce ci indica la via, e a Betlemme questa stella bellissima brilla sulla grotta del Signore, e umile si inchina anche lei, anche la stella, davanti al creatore, il creatore del mondo, che si fa piccolo, si fa umile e nasce in una mangiatoia, povero, ecco. Bene, quindi la canzone è proprio perfetta per andare poi a vedere anche le immagini dei presepi, dei tanti triestini che sotto Natale lo fanno. Tu hai fatto il presepe, maestro, a casa? Certo, io ogni Natale divento bambino, divento di nuovo piccolo, ricordo anche certe canzoni che cantavo, perché al cinema si andava con una grande serietà, nel senso che era un grande regalo andare al cinema. Quando mi portavano al cinema mi sembrava di andare chissà dove. Ed è vero che era così, cioè, poi davano dei film un po' all'acqua di rosa, ma giustamente, perché tutto il resto non è che mi interessa. E io mi ricordo un bel film che si chiamava Serenata a Valle Chiara. Il film non era un granché, però mi ricordava la musica, e ho imparato la canzone da ragazzino e mi è rimasta un po' nel cuore. Volevo fartela sentire. Vai, vai, vai maestro, vai. Fa così. Dimmi, dimmi perché mentre la neve lenta e dolcemente vien giù, fioriscono le viole e canta l'usignolo quando son vicino a te. Dimmi perché mentre la sera pare che accarezzi il mio bel, e come serenata canta appassionata quando son vicino a te. Sei per me l'amore, tutta la mia gran felicità. Per te questo cuore sogna sempre, darsi pace non sa. Tu dischiudi un lembo dal cielo, lieto tra le nubi lassù. Sorride il mondo intero, lieto intorno a me, quando son vicino a te. E giustamente, insomma, il lato romantico che ci deve stare anche in queste occasioni. Tra l'altro tu mi raccontavi più di una volta che
ti ricordi quando andavi a comprare le statuine del presepe, no? Sì, c'erano quelle che costavano 25 lire ed erano piuttosto grandi. Poi c'erano quelle un po' più piccole ma molto ben confezionate e costavano 40 lire. Io non potevo permettermi, allora c'era una mia amica che ogni anno mi faceva un regalo di una statuina e così pian piano mi sono fatto il presepe. Ce le ho ancora in casa, sono salvate con grande cura. E ero molto attaccato a questo discorso, per esempio, per me era l'anima del Natale. E volevo adesso un momentino dare un tocco di allegria mettendo il video di che cosa succedeva anche nelle osterie, perché andare all'osteria non era una cosa da vinazzati, da triviale, diciamo così, insomma, brutale, come se, qualsiasi aggettivo che non va bene. L'osteria era un posto serio dove le famiglie potevano andare a divertirsi, a sì, bere anche il vino, d'accordo, ma non avevamo ritrovi così volgari, ecco. L'osteria diventava una cosa seria e allora all'osteria si poteva cantare e, certo. quello era il problema. E si cantava di tutto. E si cantava benissimo. Io vorrei far vedere questo video dove si canta l'Uomo Vespa e siamo là in compagnia, c'è qualcuno che stona, fa niente, non ha importanza, l'importante è stare uniti. Ecco, se Guido ha la possibilità un attimo di darmi il video, eccolo qua. Vedo la tua mano sulla chitarra e quindi benissimo, siamo al sicuro. Sì, eccoci qua. L'Uomo Vespa. Estremo confine del mare e poi la nave a da San Giacomo a Royan e a Ovecio Fio Duca aveva l'occhio stoppato, zingo piombo, zingo piombo, zingo piombo, zingo piombo, era
mia seconda, oh mio Dio, dopo 2 mesi l'aspetta un figlio. Zingo piombo, zingo piombo, zingo piombo, zingo piombo. E la terza che brutto segno, la che aveva la gamba di legno. Zingo piombo, zingo piombo, zingo piombo. E la quarta per l'occasione, che mancava mezzo polmone. Zingo piombo, zingo piombo. E la mamma la te domanda, dove sei Bertolì? Dove sei Bertolì? Dove sei Bertolì? Se la mamma la te domanda, dove sei Bertolì? Bertolì, se andai in casa. Ah. Tell me why, if you go Bertolì. Oh yeah. Where is Bertolì? Yeah. Where is Bertolì? Oh yeah. Se la mamma la te domanda, dove sei Bertolì? Bertolì. Devo dire che si era creata l'atmosfera idonea anche in studio per Bertolì. Questo è veramente il sale, insomma, della canzone triestina, l'osteria, gli amici, 2 chitarre e insomma è un po' questo coro improvvisato, no? Ah sì, benissimo. Ma l'importante è cantare e partecipare. Io direi di far sentire anche un'altra canzone ragazzi. Sì, sì. Siamo pronti per tornare in atmosfere spagnole con Pero Mira Como Bebe, giusto? Ce l'abbiamo fatta questa volta, quella peruviana non è che sono andato benissimo. E quindi ascoltiamo i ragazzi, i seminaristi di Trieste, che veramente ci hanno fatto questo regalo di passare insomma questa trasmissione natalizia assieme a noi. Come bevono, ci raccontate insomma il significato anche di questo canto, di questo canto che ci avete fatto qui a Tele 4 in questo Natale con Pilat. Vi ricordo che l'appuntamento con il maestro poi torna il 7 di gennaio. Quando, ragazzi? Cosa hai detto? Il 7 di gennaio torniamo assieme a cantare. Ah, meno male. Ah, meno male. Prego ragazzi. Sì, questa è una canzone, un canto di tradizione spagnola. Dice la Vergine Maria si sta pettinando tra una tenda e l'altra, e i suoi capelli sono di oro e il pettine di plata fina, che sarebbe argento fino, argento fino, ecco.
E dice, ma guarda come bevono i pesci nel fiume. Questa è un po' un'immagine che non viene dai Vangeli, ma dice, guarda i pesci nel fiume come bevono, che sembra un po' una cosa strana, come i pesci possono bere nel fiume, ma bevono a vedere che Dio è nato. Ecco, bevono, tornano a bere i pesci nel fiume e vedono che Dio è nato. Ecco, questi pesci siamo noi che beviamo da questo fiume eterno che è Cristo che nasce nella nostra vita. Ecco. E direi, insomma, un'altra canzone chiaramente perfettamente in tema con il Natale, questo Natale che, insomma, Tele4 ha voluto dedicarvi così. Nelle case, insomma, dei triestini chiaramente si brinda il Natale, no? Beh, e quindi? Buonanotte e buon Natale, si dice. Io volevo dirti ancora un litro di quel bon, ma oggi non te me segui. Ma scusa un attimo. Dimmi tutto. Quando, io dico che è un modo di dire buon Natale, no? Sì. Allora quello dice, guarda che stasera non devi dire buonanotte, devi dire buon Natale. Giusto. Ecco, perché è la notte di Natale. Allora dice buonanotte, buon Natale. Io ti volevo far sentire la canzone. Tu cosa volevi fare invece? No, mi continuo con i miei collegamenti. Cosa volevi fare? Poco. No, cosa volevi dire? Poco console. Io ci ho partito con ancora un litro di quel bomba. Vabbè, fai. Ancora un litro di quel bom. Ancora un litro di quel bom. Ancora un litro di quel bom. Andiamo a casa. No gore chiave del porto. Sol paio, Marietta butta sol paio, Marietta butta sol paio che dormo in strada. Che invece aveva trovato fuori qualcosa di molto più sì, elegante. E se sono pallida dei miei colori, non voglio dottori, non voglio dottori. E se sono pallida come una strassa, bevo vinassa e fiaschi di vino. E se sono pallida come una strassa, vinassa, vinassa e fiaschi di vino. Vai, Gemma, come on, la mia mamma mi diceva, ai puletti il vin fa male. Occhio al vin, eh? Non sta a bever come i pesci. No. Ne va via come un cocal. Ed è sotto la credenza, la teneva un bel fiascon. Ah sì? E ogni tanto la slucava senza perdere l'occasione. Casa mia, te son tutta un'osteria. Ogni stanza un bettolin, se respira odor de Sono nato in una botte, vin e latte gocciuccia. Meno male. Gozzavù che per battiso dentro il vin in megatoccia. Ah. E siccome gli era santo anche il prete gabevù. In sta casa tu ti bevi, anche il canse in can farà. Casa mia, te son tutta un'osteria. Oh,
mia, casa mia, c'è soltutto un'osteria. Ogni tazza un bettolin, se respiro torte via. E con calma. Con una voia attorno al collo del merlot o del fosco, e mio padre colse duro e il medisi che se inchiostro. Non sapevo come mai mi son rosso de cavei. C'è per il marchio della casa, casa mia del Colisai. Hey, casa mia, c'è son tutta un'osteria. Ogni tazza un bettolin, se respiro odor de vin. Hey, casa mia, c'è son tutta un'osteria. Ogni tazza un bettolin, se respiro odor de vin. Maestro Pilat, Natale con Pilat su Telequattro per passare assieme a voi le feste con Brindisi. Oh yeah! Ben fatta! Bravo maestro! Bravo maestro! Quella partecipazione straordinaria del Coccal che non può mai mancare in questa totale follia triestina. Ma, che ma chi te impara a imitare il gabbiano? Il mio papà fa il Coccal, sì, anche lui, anche il gufo, anche lui, sì, un giorno lo portemo. Ma ce l'ha che ascolta? Sì, te cavoia, ce l'ha. Eccolo qua l'amico Coccal, che tra l'altro sono un simpatico amico dei pescatori, no? Perché non manca mai un Coccal sulla barca quando te butti zoletogne. Tanto per rimanere, no? In un argomento a noi noto, giusto? Sì, sì, basta che non becchi il pesce, è l'unico pesce che becco me. Perché mi andavo a pescare, pescavo solo guati, pescavo piccoli così. E sapevamo zagare dei pesi riboni, così le camodite tutte e due. E siamo a posto. I guati se buoni, guati se buoni. Panadi poi sono una roba fantastica. Ah, no, cori, mi li maio anche così. Crudi? No, crudi no, ma insomma. ma sei qualche dunque mai anche pesce crudo? Sì, come no, sushi de guato. Vabbè. Se puoi provare. Sì, e spini? Ah? E spini anche. Spini, insomma. E spini de guato. Va bene ragazzi. Allora, volevo ricordare al gentile pubblico che ci sta ascoltando. Gentile? Gentile sì, perché ascoltare anche magari qualche d'uno, insomma, forse non che interessa, ma mi penso che basta mettersi in onda e dopo te torni in onda sull'onda del mare che viene e che va. Bene. No, volevo dire che riprenderemo dopo le feste, perché io ho degli impegni e purtroppo non posso essere presente. E ritorneremo dopo le feste il 7 di gennaio. Molto ecco, bene. Per coloro che si fossero forse in ascolto in questo momento, sappiate che la nostra trasmissione simpatica che facciamo al mattino così riprenderà il 7 di gennaio. Bene? Benissimo, anzi non bene, ma benissimo. Allora noi andiamo, anzi torniamo un istante in pubblicità, poi ripartiamo con il coro dei seminaristi, con le incursioni triestine e non solo del maestro Pilat, tra poco. Thank you.
immagini del presepe a colorare il canto dei seminaristi di Trieste che insomma hanno voluto passare con noi il Natale in questa puntata natalizia di Natale con Pilat per insomma portare un po' le varie anime del Natale e le anime della canzone popolare triestina e non solo, giusto? Certissimo, chiedo a Guido se mi puoi mettere in onda le rose di Trieste, un bel video che abbiamo fatto un po' di tempo fa. Mi sono ancora col cappotto longo perché fa fresco, insomma. Le rose del Trieste le ha cambiato colore. Eccole qua le rose, viva le rose! Vai le rose con le trombe e tutto quanto, via! Era domenica de mulle, le cori tutte a San Giusto, solo perché a tocca il batoccio, le trova gusto, le trova gusto, le trova gusto, ma però è le rose del Trieste, le cambia colore, perché le mule belle non fanno più l'amore, non fanno più l'amore per colpa del cucù, e se partì per l'Africa e non ritorna più. Dormire con il fiasco, i lascia la donna fuori al fresco, e sarà gusto, e sarà gusto, e sarà gusto, ma però è le rose del Trieste, le cambia colore, perché le mule belle non fanno più l'amore, non fanno più l'amore per colpa del cucù, e se partì per l'Africa e non ritorna più. Siamo belli e siamo in tanti, in fila indiana andiamo avanti, finché c'è forza per cantare. Viva l'amore, viva l'amore, viva l'amore, chi lo fa? Le rose del Trieste, le cambia colore, perché le mule belle non fanno più l'amore, non fanno più l'amore per colpa del cucù, e se partì per l'Africa cambia colore, perché le mule belle non fanno più l'amore, non fanno più l'amore. È bellissimo, veramente, veramente bella. Chiedo ancora una volta a Guido se mi può dare la base di buonanotte e buon Natale. Solo un secondo, ti blocco solo un attimo, perché dimmi. C'è questo ping pong, no? Tra festa e divertimento e parte sacra del Natale. Allora volevo far intervenire un attimo il nostro Giovanni, no? Che voleva rimarcare giustamente gli auguri e il significato del Natale, perché siamo qui giustamente per parlare del Natale, per sentire i canti di Natale e per fare festa allo stesso tempo, che penso sia forse la cosa più bella, no? Vai Giovanni. Allora, io colgo l'occasione per augurare a tutti i telespettatori un buon Natale. Volevo ricordare che Natale appunto è una festa di gioia, una gioia profondissima che ha sconvolto il cielo e la terra, perché Dio, che è unico, onnipotente ed eterno, si è fatto bambino. E questo bambino è la risposta a tutti i problemi e le inquietudini di ogni uomo. Questo è l'augurio che faccio a tutti voi che ci state seguendo, veramente che possiate accogliere Gesù Cristo, che la vostra vita possa cambiare, essere veramente più bella, più conforme alla sua volontà. E veramente sperimenterete una gioia che nessun altro vi può dare. Tanti auguri di buon Natale. Grazie, grazie Giovanni, che c'è da dire che mentre Giovanni parla, brilla, no? Sembra che brilli, li brillano. Certo, esattamente. Gli occhi e il viso. Ci sono sempre un po' di emozione quando ci si presenta davanti al pubblico, perché qui il pubblico non c'è nello studio, ma c'è fuori.
ci sono migliaia di persone che ci stanno ascoltando e quindi bisogna avere, diciamo, un certo rispetto, perché è così, è proprio un grande teatro la televisione che ci sta ascoltando in questo momento. Io faccio gli auguri personalmente, come il ragazzo ha fatto, e con una canzoncina dedicata un po' anche ai bambini, perché come spiegavo prima il Natale è molto sentito dai bambini. E beh, è inutile che ve la spiego, è meglio sentirla da questa musica che vi propongo. Ci aiuta adesso. Guido con buonanotte e buon Natale. Sì, perché è come dicevo prima, non si dice buonanotte, questa volta si dice buon Natale. Chiaro, sentiamo chiaro. Allora. Non mi dir buonanotte, questa sera devi dir buon Natale. I bambini del mondo son felici perché arriva il bambino Gesù. Non mi dir buonanotte, questa sera devi dir buon Natale. I bambini del mondo son felici perché arriva il bambino Gesù. La luce di una stella che sta su una capanna, l'abete con la neve, il babbo con la mamma, e poi la letterina che scrivono i bambini, il ceppo che scoppietta allegro nei camini. Ti sveglierai domani con tanta gioia in cuore, perché sarà Natale, il giorno dell'amore. E poi Gesù bambino ti porterà i regali, le cose che gli hai chiesto ti darà. E non mi dir buonanotte, questa sera devi dir buon Natale. I bambini del mondo son felici perché arriva il bambino Gesù. Non mi dir buonanotte, questa sera devi dir buon Natale. I bambini del mondo son felici perché arriva il bambino Gesù. Non mi dir buonanotte, questa sera devi dir buon Natale. I bambini del mondo sono felici perché arriva il bambino Gesù. Non mi dir buonanotte, questa sera devi dir buon Natale. I bambini del mondo sono felici perché arriva il bambino Gesù. Non mi dir buonanotte, questa sera devi dir. Bene maestro, bene. Questo tra l'altro era praticamente un canto di Natale, mi riferisco insomma a Giovanni Emanuele, insomma era praticamente un canto in qualche modo che unisce, no, in qualche modo la popolarità della canzone, no, al Natale, a Gesù Bambino. Senz'altro, si unisce un po' le luci di Natale, ti ricorda un po' l'atmosfera natalizia, sì. Ecco, voi ovviamente avete fatto il presepe. Noi abbiamo fatto il presepe e sì, ci aspettavamo che veniste a vederlo, ma non siete venuti. No, ma lo veniamo a vedere, lo mandiamo anche in onda sicuramente nel corso dei nostri, ecco, dei nostri presepi che vanno in onda ogni giorno su Tele4. Adesso io volevo tentare l'esperimento, allora il maestro partirà con una raffica di triestine come di suo consueto, poi quello che voi riuscite, ci accompagnate, se vi divertite assieme a noi, noi siamo aperti. Lui parte, io di solito lo seguo. Se ci volete provare anche voi, qua non c'è nessuna prova, nessuno, no, giusto? No, ma si fa per stare in compagnia. Live nella maniera più squinternata possibile. Cosa vuol dire live, scusi? Live, dal vivo, in diretta. Ah, dal vivo. Dal vivo. Ti sono vivo, sì. Sì, ti sono vivo. Live. Tacchiamo banda? Pronti? Pronti? La mula de Parenzo
che ha messo su bottega. Fossi de Toccio e i monti de Polenta, oh mamma che toccia del, oh mamma che toccia del. Se il mare fossi de Toccio e i monti de Polenta, oh mamma che toccia del, Polenta e Baccalà, perché non mami più. Non la me vol più ben, e non la me vol più ben, la prega Dio che crepo, la prega Dio che crepo, e non la me vol più ben, e non la me vol più ben, la prega Dio che crepo, e veste stago ben. E caro bebè, te ga ragion, chi non ga mori non ga remission, caro bebè, te ga ragion, chi non ga mori non ga remission, e caro bebè, te ga ragion, chi non ga mori non ga remission, caro bebè, te ga ragion, chi non ga mori non ga remission. E mio marito è bom, e tre volte bom, ma solo una domenica, ma solo una domenica. E mio marito è bom, e tre volte bom, ma solo una domenica, il beonzi col baston. E caro bebè, te ga ragion, chi non gabori non gare mission, caro bebè, te ga ragion, chi non gabori non gare mission. E caro bebè, te ga ragion, chi non gabori non gare mission, caro bebè, te ga ragion, chi non gabori non gare mission. E anche tante occina se nato disgrazia, venendo sopra scorcola una casa che ribalta. Buona di Dio che era giorno del lavoro, e dentro lo che era col povero frenador. E come lavora che viene che va, e dici che il mondo se ga ribalta. E come lavora che viene che va, e dici che il mondo se ga ribalta. Col 2 se va Servola, col 4 in Arsenal, col 6 se va Barcola, col 5 in ospedale, col 1 il cimitero, col 7 la stazione, col 9 manicomio, col 10 in canone. Come lavora che viene che va, e dici che il mondo se ga ribalta. E come lavora che viene che va, e dici che il mondo se ga ribalta. Anche ste mulette tutte matte per cappello, e cerca di accompagnarsi a qualche bel putel, ma con le riva a casa se sente un gran bordel, e pare mare via con passimici col martel. E come lavora che viene che va, e dici che il mondo se garibaltà. Come lavora che viene che va, e dici che il mondo se garibaltà.
ribaltare. L'Italia ga pan bianco, la Francia ga bon vin, Priente ga putele, tutte piene de morbin. Carbonga l'Inghilterra, la Russia ga cavial, e l'Austria ga capossi, che non se vuol mangiar. E da che lavora, che viene, che va, e dici che il mondo se ga ribaltare. E da che lavora, che viene, che va, e dici che il mondo se ga ribaltare. E da che lavora, che viene, che va, e dici che il mondo se ga ribaltare. E come lavora, che viene, che va, e dici che il mondo se ga ribaltare. Cavevo porco il mese crepato, o che peccato, o che peccato, o che peccato, lo concoravo, ma sul più bel, e col salame si è svolato in cielo, ma viva la popo, se questo è il moto di esti, che la va di bene, che la va di male, sembra lei che fai lo scopo, viva la popo. Avevo una mula, la mese scappato, o che peccato, o che peccato, lo coccolavo, ma sul più bel, la si è filata via come un stornel. Viva la popo, se questo è il nostro triesti, che la va di bene, che la va di male, sempre viva il passione, viva la popo, ma viva la che la va di bene, che la va di mal, sempre allegri ma in passione, viva la popo. Un sincero ragazzo, un sincero grazie ai ragazzi del seminario, ai tecnici, a Guido, a Franco Torricella, cantavano tutti in regia dietro alle camere, incredibile, insomma, un'atmosfera triestina che spero scaldi anche i cuori di tante persone a casa che magari hanno poco di cui sorridere oggi con noi, insomma, un'ora e mezza di sorrisi. Madonna. Gliela regaliamo. Boh, i muri boh. Cosa fa adesso De Bè? Allora, dobbiamo fermarci un attimo e poi torniamo per gli ultimi 10 minuti. Ci vuole un brindisi di finale, dai, facciamo. Canzone, canto di Natale colombiano. Dalla Colombia all'Italia di nuovo. Ah, Colombia all'Italia, via, dai. Vamos.
ma brindisi finale. Bevevano i nostri padri, bevevano le nostre madri, sì, e noi che figli siamo, beviamo, 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 e noi che figli siamo, beviamo, 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 beviamo del moscatello che fa girare il cervello, beviamo del bastardo. E noi che figli siamo, beviamo, 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 e noi che figli siamo, beviamo, beviamo, beviamo. Alla salute dei nostri padri facciamo brindisi, facciamo brindisi. Alla salute dei nostri padri facciamo brindisi, alla salute. Finché siamo giovani abbiamo da spendere, abbiamo da spendere la fin della. Finché siamo giovani abbiamo da spendere, pagando i debiti alla fine della. Amici beviamo, beviamo, amici beviamo, beviamo, amici beviamo, beviamo. Olè, salute, evviva, buon Natale. Poi chiaramente faremo girare i bicchieri da quella parte, perché insomma un brindisi a Natale ci vuole. Io ringrazio il coro dei seminaristi di Trieste, diretto dal rettore Janez Obersar, giusto? La pronuncia non so, ma io ci provo. Grazie ragazzi, sono stati splendidi, si sono calati assieme al maestro dell'atmosfera natalizia, dell'atmosfera triestina, e ci hanno aiutato insomma a fare, speriamo, una trasmissione apprezzata. Chiudiamo con Tu scendi dalle stelle, il più grande classico, direi, dei canti di Natale, possiamo definirlo così, credo, e sia giusto, e ci proviamo tutti insieme. Certo. Giusto? Via, vai. Un buon Natale a tutti. Buon Natale. Buon Natale. Tu scendi dalle stelle, ore del cielo. Augurando a tutti, insomma, sì, giorni felici. Sì, tanti auguri a tutti coloro che sono in ascolto e anche a coloro che non ci hanno sentito, ma ci sentiranno, come ripeto, il nostro appuntamento Il 7 gennaio. Torna il 7 di gennaio, perché abbiamo qualche impegno, e ritorneremo ancora più freschi di prima, sempre come allegri e come simpatia, io penso di aver seminato bene. Ringrazio il pubblico che mi è stato sempre in ascolto, il pubblico che mi è sempre caro, anche con queste canzoni e con tutte le canzoni, perché la musica è una grandissima compagnia. Cantate, cantate sempre di più. Con questo auguro, con questo augurio del maestro Pilat chiudiamo. Cantate, perché fa anche bene alla salute, e auguri e un brindisi a tutti. Ciao, ciao.